Eccoci qua, buonasera ragazzi, buonasera, benvenuti alla nuova puntata del Runcast. Ah, siamo fresh? Siamo caldi? Siete caldi? Ah, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera Trullina, buonasera Ivan the Beast. Cominciamo con i saluti e con le presentazioni anche a tutti coloro che ci seguiranno sul podcast che è già in registrazione. Buonasera anche a Enrico Villua che ci raggiunge puntualissimo come ogni martedì sera alle ore 21:00. Buonasera. Buonasera ai miei moderatori. Buonasera anche a Fausto Provenzano che ci si aggiunge. Buonasera. Non so perché un'animazione è partito un corvo, chi lo sa. Buonasera anche ai nuovi arrivati, Ivan the Beast, buonasera Rigor, oh, buonasera al nostro Vanni che ci raggiunge, grazie per essere qui, buonasera al nostro Teomat, ospite immancabile, buonasera anche a Arcade Ste65, buonasera Dread One, ciao Alf. Buonasera al nostro Diego Megamot e buonasera al nostro Darghi, i nostri moderatori. Buonasera anche al nostro fantastico GB Sharp 85, il mio amico Andrea, che avremo delle cose da dire più tardi nella serata. Buonasera. Walker, miglior canale di tutta la community boxara italiana. Troppo. Calate ragazzi. Grazie del caldo benvenuto, grazie mille ragazzi, siete fin troppo gentili, non mi merito così tanto affetto, grazie, molto gentili. Allora ragazzi, questa settimana non so se avete... Cala Merlino, era il gufo della spada nella roccia, se non mi ricordo male. Credo proprio di sì, se non ricordo male. Artemide, no? Come si chiamava? Porca miseria, non mi ricordo. Anacleto. Yes. ragazzi. Lo so, sì, non c'è solo lui, assolutamente. Abbiamo qui un altro esponente di rilievo della community boxara italiana, quindi il buon GB Sharp 85 che ho poc'anzi presentato. Poi la community è vasta. Comunque, miglior capitano di Sea of Thieves, addirittura, quanta roba. Non vedo l'ora che esca Origins, nel frattempo mi sono iniziato Tell Me Why, qui ce ne vediamo tranquilli, ce la giochiamo tranquilli questa sera, c'è tantissima roba di cui parlare. Buonasera anche alla dottoressa che arriva, buonasera al nostro Michele Busseni, ciao Bobo, ciao ragazzi, quanta bella gente. E il buon Vanni si è abbonato, grazie mille Vanni, molto gentile come sempre, grazie mille, troppo buoni. Il segnale sarà indossare la maglietta del capitano. Sì, già qualcuno ha ricevuto il mio merchandising, sono assolutamente grato a tutti coloro che hanno acquistato. Grazie mille per i 20 bit lanciati così qua dietro, qua sulla palpebra. Sbaglio, Microsoft è impazzita per il mese di maggio, usciranno un sacco di giochi interessanti, li vedremo fra poco, è uno dei primissimi argomenti che andremo a trattare, visto che mi avete martellato oggi pomeriggio, anche le news che ho riportato sul mio canale Telegram, ovviamente, che vi invito ad andare a visitare e vi invito ad iscrivervi per non perdervi nessuna delle news che poi vi porto fresche. Porto un sunto delle principali sul mio video YouTube della domenica, appunto domenica è sempre polemica, ma sul canale delle news le trovate tutte, t.me/RuneWalkerOfficial su Telegram per poter entrare. È libero. Marzo e aprile sono stati un po' mosci nel Game Pass, è partito subito il pam, infatti oggi hanno annunciato tipo 4 giochi per il Game Pass, nonostante siamo ancora lontani dalla deadline degli annunci per il mese di aprile, andremo a vederli dopo insieme all'interno del calendario, come sempre. Sì, assolutamente, oggi è il pam day, ci sono molte cose di cui parlare. Buonasera anche a Nico Metallao, grazie per il supporto, grazie Arcade Ste 65, grazie per esserti abbonato, grazie mille. Buonasera appunto a Nico Metallao, ciao caro, benvenuto. Ah, c'è tanta gente nuova questa sera, che bello. Ci sono tante mutande in giardino, dicono dalla regia, può essere. Questi sono i meme che mi precedono, molto probabilmente. C'è tanta roba di cui parlare, quindi aspettiamo ancora qualche minuto. Intanto, se volete darmi già qualche argomento, ditemi di che cosa vorreste sentire parlare questa sera. Facciamo anche... Lo facciamo un po' di... Qualche argomento... Diablo, Qui sono stato colto in castagna subito perché giustamente c'è stato un annuncio abbastanza importante questa settimana
da parte di Blizzard, che non ha ancora stretto a che fare con Xbox, però vabbè. Halo, sì, anche Halo, ci sarà da parlare di Halo, ci sarà da parlare tantissimo di Ubisoft, che i rumors si rincorrono uno dietro l'altro. E intanto l'hype train si avvicina, grazie mille per tutti coloro che hanno contribuito a far arrivare l'hype train. Addirittura il buon Vanni che regala un abbonamento al buon Wega 96. Anche 100 bit dal buon Darghi. Signori, ma stasera è uscito il portafoglio. Ringraziamo Isventura che si impettisce così una volta che riceve i bit. Grazie mille, grazie a tutti del supporto, ragazzi, siete super gentili. Non è ancora arrivato il buon Fiora che ha... Devo fare più meme di DiCaprio, perfetto. Poi ti manderò delle foto in green screen in modo che così almeno potrai addobbarle come più ti piace. Allora, gli argomenti più succosi sicuramente riguardano alcune delle cose che avete annunciato, ma c'è altra roba. Ci sono rumors, voci di corridoio che mi piace portare all'interno del Runcast ed evitare di farci dei video dedicati, anche perché appunto sono rumors e noi è un po' come se fossimo al bar, no? Quindi nel nostro salottino spettegoliamo un po' delle varie cose che ci sono senza però scatenare troppo polverone, o più un'occasione di confronto anche, la reputo abbastanza interessante come serata. Grazie per il bittino il buon Diego Megamot che... con la faccina del lupo snob, grazie mille, il bit. Grazie mille a tutti. Allora, sì, possiamo partire direttamente con la buonasera Jena Plisken che ci raggiunge in live. Grazie mille per essere qui saltuariamente. L'importante è che a fine live fai come Joe Biden, saluti il tuo amico immaginario. Non sapevo che Joe Biden avesse un amico immaginario nella taverna del Kraken di Sea of Thieves. Assolutamente. Tra l'altro, giovedì sul mio secondo canale YouTube, ovvero Runewalker Gaming, ci sarà una serata con i miei luogotenenti, i miei community manager del canale Discord. Andremo a fare un po' di cose strane. Buonasera. Ah, grazie Teo che sei abbonato, grazie mille. Ah, è il buon Vanni che ha regalato l'abbonamento a Teo. Ah, ma qua stasera siamo proprio, volano le banconote. Non ne ho, ragazzi, da lanciare neanche finte. Grazie. Grazie mille. Sul secondo canale, giovedì in live sul secondo canale YouTube troverete me, il sottoscritto, alle ore 21 in compagnia della buona Martina e del buon Fabius, che non c'è ancora in questo momento, e salperemo alla volta della nuova avventura, faremo più disastri possibili ovviamente. Sta cercando il buon Jena Plisken sta cercando gente per D3 Season 26, sia sul canale Discord trovi ovviamente un sacco di persone che ci stanno giocando, io lo sto giocando sia su PC che su console, quindi entra e spamma che siamo lì che ti aspettiamo. E che cast, oserei dire, perfetto. Allora ragazzi, parliamo subito di qualcosa di scrocchierello, di scoppiettantello. Passiamo alla visualizzazione browser, quindi. Ed eccoci qua. Passami il Discord, please. Lo trovi in descrizione, qua sotto. Basta che guardi qui sotto nella tabellina delle informazioni, clicchi e ti porta direttamente al Discord, amico mio. Ho finito la saga di The Walking Dead, lacrime a non finire, fantastico. Ma la saga della serie TV, intendi? O The Walking Dead della Telltales, dei videogiochi? Non lo so. Ah, i Telltale, fantastici. Io li giocai all'epoca, molto interessanti. Andiamo a vedere insieme subito, perché oggi sono stati annunciati una fracca di giochi, quindi vi faccio un attimo il sunto, e intanto ringraziamo il buon Darghi che come sempre mi ha preparato una playlist dei titoli che arriveranno appunto sull'ecosistema verde crociato del Game Pass nel mese di maggio. Questo è Loot River, come potete vedere c'è una specie di cerusico, questo è un hack and slash bidimensionale, come potete vedere è in arrivo per il giorno 3 maggio. È di Super Hot Presence, quindi è un indie in piena regola. C'è un mix fra il Tetris sostanzialmente e un hack and slash. Grazie mille, buon GB Sharp per i 10 bits. Grazie, ma quanta generosità questa sera. Qui, come potete vedere, c'è
io queste meccaniche le adoro, perché sono uno sfruttare in maniera creativa tutto ciò che ha da offrire, anche semplicemente un gioco bidimensionale. E lo so, il buon Dread One dice io questi giochi li odio, e invece io li amo. Poi alla fine è un po'... ognuno è il suo. Buonasera anche a Carnor Code che è qui con noi. Grazie mille per essere qui. I giochi pieni di enigmi mi fanno impazzire. No, ma non è enigmi qui, eh. È una sorta di... un misto fra un puzzle game e un hack and slash. Secondo me ha molto da dare questo Loot River. Lo tengo d'occhio già da diverso tempo e sono super fiducioso di questo titolo. Non so voi. Ecco, vedete, ste cose a me fanno impazzire. Il secondo titolo che arriverà il giorno 5 è Citizen Sleeper. Altro titolo, grazie per il ciuf ciuf, grazie a coloro che hanno... grazie per tutti coloro che hanno partecipato alla Hype Train, grazie mille ragazzi. Qui siamo davanti sostanzialmente a una sorta di gestionale con della nostra base spaziale, è estremamente dettagliato e profondo, ha degli aspetti ruolistici notevoli. Non ho ancora controllato se è disponibile la localizzazione in italiano di questo titolo. Si tratta appunto di Citizen Sleeper e arriverà appunto il giorno 5 maggio sul Game Pass. Anche questo è un day one, io ne ho contati 8 questo mese, 8 day one, ok? Sì, sono indie, sì, non saranno dei AAA, eccetera, eccetera. C'è roba interessante anche da un certo punto di vista di una caratura, però... secondo me è molto interessante. Alcuni, questi ad esempio, sono giochi che vanno molto al di là delle mie capacità a livello tempistico, perché non riesco davvero a buttarmici sugli strategici e sui gestionali in maniera approfondita. Però so che già qualcuno mi ha scritto di questo Citizen Sleeper, ha detto spero sia in italiano. C'è gente che si intrippa malissimo dai tempi di quei browser game in cui dovevi gestire la tua base spaziale. Eccolo qua, questo è di Fellow Traveler, Citizen Sleeper. Intanto leggo Road to Millare Trek to Yomi. Già il buon Dread One ovviamente ha anticipato l'altro gioco in arrivo, sempre il 5 di maggio, che è appunto Trek to Yomi. Andremo a vederlo un attimo, intanto recupero un attimo. Tunic, ci giochi ancora? Sì, certo che ci gioco ancora, ce l'ho ancora installato, l'ho giocato, mi hanno condiviso la chiave di gioco, volevo farci più gameplay, infatti ho aperto il secondo canale, appunto Runewalker Gaming, vi invito ovviamente, lo trovate in descrizione oppure cercate su YouTube, perché se fate www.youtube.com/runewalkergaming non hanno ancora attivato l'indirizzo, ci vuole un mesetto, quindi... O Game, bravissimo Carnor Code, proprio lui, bravo, O Game mi riferivo. Perderci la vita. Le ambientazioni del vecchio giapponese insieme al West sono le mie preferite. Sì, questo lo vedo ottimo per xCloud, ma è da buttarci la vita un sacco su questi titoli. A me i giochi indie quasi di qualsiasi mi fanno morire, mi piacciono veramente tanto. Infatti Ivan the Beast sarà un mese molto ricco da questo punto di vista, infatti andremo a vederli insieme, perché alcuni sono titoli datati. Oggi ne è stato condiviso uno in particolar modo, che ha fatto incetta di premi a destra e a manca, quindi andremo a vederlo insieme, perché secondo me è più che meritevole quel titolo, e se non l'avete giocato poi ovviamente vi suggerisco di farlo quando arriverà, ma sarà il giorno 10 maggio. Intanto andiamo avanti, sempre sul giorno 5, e passiamo a Trek to Yomi. L'avevamo già visto insieme, un side-scrolling bidimensionale con combattimenti all'arma bianca, molto Kurosawa come fotografia, come conduzione artistica quasi cinematografica, ispirato chiaramente al Giappone feudale, e ci saranno combattimenti, enigmi ambientali, risoluzioni di piccoli rompicapi, da quello che mi è sembrato di trapelare. Io non ho avuto la possibilità di giocarlo in anteprima, purtroppo non ho ancora avuto la chiave di gioco per portarvelo in anticipo, ma ovviamente arriverà su Game Pass il giorno 5 maggio. Ci sono delle boss fight, i combattimenti sembrano tutto sommato abbastanza dritto per dritto, però sono fiducioso che sia la direzione artistica poi che farà la differenza di questo titolo, non tanto contenutisticamente da un punto di vista magari di meccaniche, ma più come profondità. Arriva appunto il 10 maggio
uno dei titoli che sto aspettando di più, paradossalmente, e ci troviamo davanti... Ah, ecco, il trailer era in giapponese, ovviamente state capendo tutti precisamente di che... Salutiamo Darghi che mi ha preso il trailer in giapponese, visto che va di moda giocare i titoli in lingua originale, giusto? Questo è Eiyuden Chronicles Rising, che credo sia... No, neanche il titolo... Ah, ecco, questo... Ecco, come potete vedere c'è scritto Eiyuden Chronicles, quello in azzurro, e Rising, se non lo capite. È quello tipo Octopath Traveler? No, non è quello tipo Octopath Traveler. Questo è un... quello tipo Octopath Traveler è Eiyuden Chronicles, non è il Rising, ma quello che arriverà successivamente, l'anno prossimo molto probabilmente, che era qui in fondo al video, se non ricordo male. Ah no, in fondo al video non c'era niente. Comunque questo è un'avventura bidimensionale con elementi di platforming stile Metroidvania, diciamo. C'è un set di protagonisti, ognuno con le sue varie abilità, come potete ben vedere una volta, come facevano quelli di Mai Dire Banzai, che uscivano le scritte in giapponese e dicevano tutto chiaro, giusto? Ecco, avete capito? Questi ideogrammi giustamente parlano da soli, non c'è bisogno che io ve li commenti. E appunto Eiyuden Chronicles Rising in arrivo il giorno 10. Lo stesso giorno uscirà un altro titolo che è datato e si tratta di This War of Mine, titolo del 2014, una gestione survival, un gestionale survival con una connotazione molto, molto cupa. In sostanza saremo in preda ad una guerra e noi saremo asserragliati all'interno di questa casa barra bunker. Dovremo gestire le varie attività all'interno del nostro avamposto, chiamiamolo così. Ci saranno delle trame e sottotrame che legheranno i vari, ecco, come potete vedere, i vari protagonisti. Ci saranno degli elementi di combattimento, ci saranno degli di forte connotazione gestionale, appunto, di housing, crafting, eccetera eccetera. E sì, molto 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 pesante da un punto di vista strettamente emotivo, intendo, non da un punto di vista ludico. Non credo ci sia qualcosa da recriminare a questo titolo. Infatti vedete che ovviamente i commenti della stampa internazionale si sprecano, definiscono proprio la profondità, l'abbattimento quasi della quarta parete per portare questa sensazione di guerra al videogiocatore. Come vedete, appunto, uscì nel lontano 2014, sarà disponibile però la versione potenziata, diciamo così, una specie di director's cut, un final cut si chiama. Tonnellate di scelte tostissime da fare, sì sì, assolutamente. Se poi vi piacciono i gestionali con connotati survival, c'era un altro titolo su Game Pass, ora non ricordo come si chiama, era quello che dovevi costruire la base intorno a un bruciatore, Frostpunk. Anche questo titolo, Frostpunk, per gli amanti dei gestionali con grandi connotati di building, è un titolo veramente molto pesante. Molto pesante. Mai magnifico, mai preso per vari motivi, grazie Game Pass, assolutamente. Poi This War of Mine è più emotivo, sì, assolutamente. Frostpunk è molto più gestionale in senso stretto, quasi proprio crudamente strategico, mentre This War of Mine è molto più... abbatte proprio la quarta parete, quindi nel senso si mette in legame stretto con il videogiocatore, forzandolo quindi anche a scelte poco piacevoli, scelte che appunto condivide da un certo punto di vista con Frostpunk, visto che la realtà è appunto distopica e tutto il resto, ed estremamente cupa e così demoralizzante. Quindi se vi piacciono questo tipo di avventure, magari potreste anche conoscere Frostpunk. È bellissimo.
Grazie The Yarkin 2 che si è unito al disagio, grazie mille per essere qui con noi e benvenuto a bordo del disagio. Frostpunk è bellissimo, l'ho giocato e mi ha sorpreso, lo consiglio anch'io, assolutamente molto interessante Frostpunk. Sono stati aggiunti anche altri titoli, sempre, ecco, faccio scorrere un attimo il video in modo che arriviamo alla fine. Il giorno 24 marzo arriverà Hard Space Shipbreaker, ce la posso fare alla quarta volta. Il 24 maggio, appunto, il trailer non è chiarissimo, è un'avventura in prima persona con degli elementi FPS, esatto, qui dice proprio c'è un controllo della fisica in generale veramente molto molto pesante. Questo è un altro trailer a corredo, sarà su PC Game Pass questo. Ah, buonasera Rume, davvero inspiegabile il tuo non essere ancora svariati KK di followers. È la miseria. Mi sembra un po' eccessivo che io abbia KK di followers. No, vabbè, si sente l'amore per il gaming, bisogna espandere il gergo croccante. Assolutamente, insieme al gergo disagio. Assolutamente sì. Non c'era un gioco simile? Sì, ce ne sono stati diversi con questo stampo. Grazie ovviamente a NickRower90 per il complimento. Sempre davvero troppo gentili. Io non capisco perché siate tutti così affezionati al sottoscritto, ma vi ringrazio. Meglio così che due pedate nella schiena. C'era un gioco molto simile a questo. Adesso non ricordo il titolo, mannaggia la pupazza. Scusate, non... un lapsus quando si hanno a che fare con così tanta roba. Pensi arriverà mai Overwatch su Game Pass, intendi? Sì, io sono... Allora, parleremo di Blizzard stasera. Sì, avevo inteso degli Arkane 2, sì, avevo inteso che stessi parlando appunto di Game Pass e sì, sono super fiducioso che arrivi Overwatch 2 e anche sul Game Pass. Insomma, tra l'altro la votazione degli azionisti di Activision Blizzard sarà dopodomani, quindi se dopodomani verrà superato questo scoglio da parte messo appunto in pista dagli azionisti, potrebbe esserci il via libera per concludere poi tutto l'iter da un punto di vista strettamente legale e non tanto, ecco, scusate, qui avevo perso la playlist visto che avevo cliccato su un video a caso. Ok, ne parleremo comunque dopo. Arriva anche il giorno 24 sempre Floppy Knight, e questo è un gioco che mi ha ricordato moltissimo gli anni 90 proprio in virtù dell'essere floppy. È un ibrido fra un gioco di carte e uno strategico, tutto carino e pucciosino, con quella conduzione artistica che ricorda molto Dicey Dungeons, ma vi assicuro, ho visto alcuni gameplay ed è assolutamente intrippante, causa una dipendenza veramente fotonica ed è assolutamente fruibile, presumo io, nella sua modalità cloud. Quindi se avete del tempo libero che non sapete come ammazzare fra una sezione di gioco e l'altra, Floppy Knights secondo me è veramente super interessante. Io lo sto aspettando, avevo chiesto anche la chiave di gioco allo sviluppatore ma non mi ha filato di striscio e quindi sono rimasto a bocca asciutta, vabbè. Ci può stare. Hai provato Lost in Random alla fine? Io l'ho iniziato qualche giorno fa. Poi rispondo anche tutta la chat ovviamente. Mi sto innamorando un bel po', l'aggiunta delle carte da maggior profondità e varietà al combat system, assolutamente. Questo Floppy mi sa che dietro la sua pucciosità nasconde un bel po' di bestemmie, mia sensazione. Assolutamente giusto Dominica SB, secondo me il disagio si cela fortissimo dietro questo Floppy Knights. Io sono super convinto che qui dietro ci saranno dei momenti di rage quit, ma proprio come dice il mio amico Andrea, male male. Sì. Il appunto Darghi dice lo sviluppatore ci ha palesemente pisciato, come si dice in gergo, giusto? Arriverà no, non intendevo No Man's Sky riferito a Dread One che ne parlasse prima, che ne parlava prima. No, non intendevo No Man's Sky, era un altro titolo con forti connotati di esplorazione spaziale, ma mi viene in mente The Turing Test, ma non c'entra nulla, è un altro gioco quello.
Arriverà Elden Ring su Game Pass? Io presumo proprio di no. Inoltre, anche questo, fra virgolette, rincorrersi dei rumors che vogliono From Software molto vicina a Sony, a un'acquisizione, eccetera, eccetera. Io sono fortemente dubbioso in merito a questo tipo di operazioni, almeno al momento. Però, The Outer Worlds, no, forse Outer Wilds è molto più vicino al gioco di cui prima, e di esplorazione spaziale, Hard Breaker Spaceship, ecco, quello là. Hard Space Ship Breaker, ecco, scusate, ma è sempre un po' un puzzle da dire questo titolo. Lost in Random, secondo me, poteva fare molto di più con quale piccola accortezza. Hai ragione, ho notato anch'io questa cosa, come dice The Arkin 2, bello e originale, personaggi riciclati, dialoghi con finte scelte, molto ripetitiva l'esperienza, in alcuni passaggi l'ho notato anch'io. Ovviamente volevo scrivere lo sviluppatore, il telefono gioca a brutti scherzi, sì, avevamo capito, Bondarghi. Sulle scelte fittizie concordo, ne ho beccate già alcune. I personaggi sono riciclati, sì, come nel 90% dei titoli, nel senso che molto probabilmente, presumo io, da una mia desunzione del dialogo, presumo che degli Arkin stia parlando più a una sorta di archetipo che viene costruito, sul quale viene appunto costruito un personaggio, quindi fondamentalmente non c'è grande originalità in termini di personalità, più che riciclaggio in sé per sé da un punto di vista strettamente estetico. Questo è quello che mi è sembrato di capire. Correggimi se sbaglio, ovviamente, degli Arkin, ci mancherebbe altro, siamo qui per parlare liberamente. Il bello di questo salotto è che tutti possono parlare, cioè in realtà posso parlare solo io, però voi potete scrivere. E quindi va bene così. Il giorno 26 invece esce un altro titolo insignificante che non mi piace assolutamente e non mi interessa, e è ovviamente Sniper Elite 5 France, che avevamo già visto poco tempo fa, l'avevamo già visto, a dire la verità, alla fine del mese di marzo, quando erano arrivati i primi annunci appunto sulla release date di questi titoli. Lo aspetto moltissimo, ho giocato Sniper Elite già, il 4, il 3, il V2, insomma me li sono fatti passare un po' tutti. Sembra che il gameplay sia molto migliorato, e specialmente nelle sequenze di gioco che sono state condivise successivamente c'è la possibilità di fare l'aim down on sight, quindi la possibilità di mirare dal hip fire, quindi sparare direttamente al fianco, come nella tradizione, diciamo, dei titoli di Rebellion, ma anche, ecco, vedete, il down on sight, quindi si mira proprio nella diottra e si va a sparare, conferendo quindi un aspetto più FPS e non solo esclusivamente TPS, come è sempre stato, insomma, nei giochi di Rebellion, di Sniper Elite, ma anche ad esempio di Zombie Army, per esempio, uno spin-off, se vogliamo, di Sniper Elite, con il quale condivide diverse meccaniche. Ma arriverà mai la serie dei To The Moon sul pass? Ah, qui poi si apre un grandissimo dibattito anche su questa tipologia di giochi. Non credo. Non credo, più che altro perché non è mai arrivato nulla da quel fronte, sempre sull'ecosistema di Xbox. Non so se ci sono delle reticenze da parte degli sviluppatori. Adesso non ricordo quale sia il developer di To The Moon. Non vorrei dire una vaccata, quindi scusate, sto andando a cercare. Freebird Games, no, scusate, no, To The Moon era, questi erano gli altri titoli, scusate. Ah, intanto è partito Pac-Man Museum, giustamente l'ultimo titolo che arrivava, scusate, me lo stavo dimenticando, era il Pac-Man Museum, che arriverà il venerdì 27 maggio, e ovviamente è un omaggio a tutto ciò che è stata la storia di Pac-Man in generale. Arriverà sul Game Pass per tutti coloro che ovviamente sono interessati. È più un momento nostalgia, se vogliamo,
che un'esperienza ludica, anche perché insomma, parliamoci chiaro, erano giochi da sala giochi con una fortissima componente arcade, quindi non lo vedo come qualcosa di sconvolgente, gradevole per farci la risata in casa, magari in cooperativa locale, ma niente più, ecco. Mio punto di vista, ovviamente, a meno che voi siate dei super appassionati di Pac-Man e state aspettando proprio questo, il titolo dell'uscita. Freebird Games, sì, grazie. Allora, rileggo un secondo la chat. Allora, ecco qua. Penso che aspetterò il 5 per provarlo, quindi qui stiamo parlando di Sniper Elite, ovviamente. Via, far saltare le palle ai nazzi, perfetto. Arriverà la serie To The Moon, quello che avevo fatto. Ok, ecco, qui era arrivata il commento appunto di Treyarchin, vado a leggerlo. Graficamente non mi aspetto ogni personaggio totalmente diverso dall'altro, anche se in titoli come Fable 3 hanno una varietà visiva più ampia, su questo siamo più che d'accordo. Avendo personaggi così particolarmente disegnati si nota di più, vero? Mi riferivo più alla personalità e all'originalità, da una storia che azzarda con le varie città, ben tutte originali e caratteristiche, un gameplay nuovo e originale che secondo me funziona, mi aspettavo personaggi più carismatici. Sono perfettamente d'accordo. Nei mesi più avanti esce quello delle tartarughe ninja, sti razzi di Pac-Man, dice il buon... Salutiamo le tartarughe ninja che sono sempre nel nostro cuore, insieme alla reporter April O'Neil, Buonasera al nostro Alessio Mr. Raven che ci raggiunge in chat. Ok, perfetto. Queste sono le uscite al momento annunciate, soprattutto April O'Neil, bravissimo, per il mese di maggio. Vi ricordo che non sono tutti gli annunci official, in quanto ci saranno i reveal settimana prossima, martedì prossimo. Salutiamo le diottrie insieme ad April. Assolutamente sì, solo i più maliziosi avranno capito questo riferimento del buon Diego Melgamot. Ci abbiamo pensato tutti, comunque tutti coloro che ci sono passati ci hanno pensato, eccoci, ecco qua, Pac-Man Museum, e siamo a posto. Questi sono i titoli in arrivo, aspettiamo ovviamente martedì per le release del Game Pass, ovviamente colgo l'occasione come sempre per ringraziarvi per il supporto che mostrate alle uscite del Pass, che ormai stanno andando veramente benissimo, e vi ringrazio, il canale YouTube sta volando, grazie veramente per tutto il supporto che state dimostrando, molto molto gentili. 3 bit per April O'Neil. April O'Neil is the old Martina Smeraldi, ma prima di April O'Neil c'erano molte altre. Speriamo per Origins, mi manca quello per la trilogia. Visto che, allora prendo subito la palla al balzo, visto che il buon Dread One mi ha fornito così un assist, proprio così en passant, se posso definirlo in questo modo, parliamone, perché appunto qualche giorno fa era trapelata questa informazione, ovvero che sembrava che Ubisoft fosse sul punto di mettersi in vendita. Questo era un rumore, non era nulla di confermato, anzi non ci sono stati voci confermate da parte di nessuno, non solo da Ubisoft stessa, ma anche i vari insider, testate di settore, eccetera eccetera, non hanno proferito molto in termini proprio su questo avvenimento, su questo takeover, così come è stato definito da alcuni rumors. Sì, non se la passa benissimo Ubisoft, perché effettivamente un po' la questione delle politiche interne all'azienda, che hanno interessato politiche che hanno interessato anche Activision Blizzard, per dire, quindi sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando. Sicuramente non è un periodo semplice neanche per Ubisoft. I titoli che sono usciti più recentemente non sono stati proprio apprezzatissimi, cioè sì, Assassin's Creed Valhalla quando uscì chiaramente era uno dei primi titoli che poteva mettere in mostra la nuova generazione di console, però
mi sembra che ci sia stato ben poco oltre a quello, nel senso Far Cry 6, altro titolo che era attesissimo e che non ha avuto così tanta risonanza, non so se come meritava o no, perché io non ho giocato Far Cry 6. Calcolate che li ho giocati tutti, li ho avuti tutti e li ho giocati tutti, ma dai trailer di Far Cry 6 non me la sono sentita di comprarlo. Ci sono appunto state, ecco, metto l'articolo che parlava appunto della potenziale acquisizione di Ubisoft, su questi rumor che volevano un nuovo takeover da parte di addetti ai lavori. C'era un report di Kotaku che diceva che era stato sostanzialmente, ecco, vedete, private equity eyeing Ubisoft as the next big gaming acquisition, quindi cresce, diciamo, l'interesse in un'acquisizione potenziale. Però ribadisco, in molti hanno fatto tantissime speculazioni sull'andamento in borsa, ad esempio, poi a me non piace parlare molto di queste cose, ve lo metto come nota a margine, nel senso che dal 2018 a oggi sostanzialmente dai $110 ad azione ora costa tipo $40 ad azione, quindi ha perso i tre quarti più o meno del suo valore. Sembra che appunto questo sia un segnale che ci sia stanchezza anche da un punto di vista proprio della gestione di un'azienda così grossa, che comunque ha al suo attivo dei titoli molto 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 importanti. Questa è un rumor, super rumor, va tutto preso con le pinze. Non penso, visto che già in molti mi hanno chiesto se Microsoft sia interessata all'acquisizione di Ubisoft, proprio perché insomma ha in canna un'acquisizione da $70 miliardi, quindi credo aspetterà. Tuttavia ci sono state anche delle dichiarazioni dalla stessa Microsoft che non ha intenzione di fermarsi appunto con le acquisizioni, tant'è che appunto hanno nuovi senior directors in arrivo per i vari Microsoft Studios, stanno guardandosi in giro, stanno cercando molte cose, anche quelli di Microsoft, ma presumo non Ubisoft, sarebbe una preda fin troppo grossa da questo punto di vista. Intanto recupero la chat, comunque non mi stupirebbe, non so quanto ancora potrà campare di rendita. Assassin's Creed Valhalla è un open world annacquato al sapore di occasione persa, giocato dopo Ghost of Tsushima si vedono le enormi lacune sotto tutti i punti di vista. Sì, ha anche un potenziale molto differente rispetto a Ghost of Tsushima, che è più calibrato su un'esperienza single player molto più narrativa, se vogliamo, con un combat system anche completamente differente, se proprio vogliamo, però ci sono delle similitudini fra i due titoli che fanno balzare all'occhio determinate differenze, questo è assolutamente giusto. Il DLC di Valhalla su Odino fa schifo, non l'ho visto all'opera. Sembra che vogliano portare avanti solo i franchise più famosi, senza idee e originalità. Io ho fatto appunto il video di Domenica Sempre Polemica parlando appunto di Project Q, un nuovo, quello che sembrava essere un Battle Royale, poi è stato smentito da Ubisoft, non si tratta di un Battle Royale ma di un PvP Arena, molto in stile, un misto diciamo fra Fortnite e Rogue Company, da quello che mi è sembrato di vedere. Comunque sì, è un battere sempre la strada già battuta da altri, questo è abbastanza chiaro. Insomma, anche con Immortals Phoenix Rising hanno avuto degli ottimi exploit da questo punto di vista, però è chiaramente un gioco molto ispirato ad altri generi, non è nulla di sconvolgente, nuovo, cioè autentico 100% intendo. Quindi sì, vi do assolutamente ragione. Assassin's Creed Valhalla, dicono della chat, il buon Diego, l'ho droppato perché è troppo troppo lungo, dopo 30 ore non ero neanche al 20% della storia, troppo annacquato. Sì. 70 miliardi, dice il buon Dread One, sono per COD principalmente? Sì e no, c'è molto altro secondo me.
magari lo prende Musk se gli restano due spicci dopo Twitter, dice Nick Rower. Sì, in effetti salutiamo il nostro Elone Muschio che ha comprato Twitter così non gli avanzavano degli spicci, appunto, come dice il buon Nick Rower. Può essere che magari se gli avanzano due spicci si compra Ubisoft. Non so a quanto stia quotata in borsa Ubisoft, quante azioni ci siano sul mercato, comunque presumo che sarebbe comunque una bella botta da comprarsi. Le cose non devono essere originali al 100% per essere belle, però devono essere fatte bene e divertire. Sono d'accordo, Enrico. Immortals Phoenix Rising è bellissimo secondo me, ma io infatti non sto a criticare la caratura del titolo, sto dicendo appunto, esatto, anche se simile a Zelda, gli elementi di similitudine sono sempre, oggi vengono visti più come un freno, piuttosto che migliorare un genere. Cioè, ad esempio, andiamo in una discussione un po' più ampia, anche in base alle vostre... Buonasera Stedan che ci raggiunge, sei in ritardo, 40 minuti di ritardo Stedan, quindi 40 frustate, la prossima live scatteranno le frustate. Allora, ovviamente scherzo, buonasera, benvenuto Stedan. Ci sono molti discorsi che potremmo fare da questo punto di vista, anzi sarebbe bello sapere la vostra da questo su questo tema. In passato, specialmente in passato, quando i giochi seguivano dei grandi stili e poi dietro tutti in colonna, c'era poca ibridazione, se vogliamo, c'era la tendenza a creare un genere e poi spremerlo il più possibile in ogni salsa, ma lasciandolo con le sue caratteristiche. Basti pensare mondo degli hack and slash, dei Diablo in generale, ne uscirono molti molti altri. Basta pensare al mondo degli FPS a sfondo bellico della Seconda Guerra Mondiale. Fra il 2000 e il 2010 credo che siano usciti 100 titoli sulla Seconda Guerra Mondiale. Survival horror, KOF, Resident Evil, assolutamente. Ma basta anche solo guardare le nuvole su Assassin's Creed, sono dei pixel statici sfocati, veramente cura dei particolari zero assoluto. Ricordo anche che ci sono giochi usciti nello stesso periodo che in confronto fanno urlare al miracolo dal punto di vista grafico. Salutiamo Forza Horizon e la fotogrammetria nella realizzazione degli ambienti, anche se sono due tipi di giochi differenti, eccetera eccetera, se ne può parlare per ore. Comunque, appunto, dicevo, in passato c'era l'unidirezionalità dei generi, nel senso, se una formula veniva vista in maniera abbastanza così univoca, inequivocabile della bontà di un titolo con quelle determinate di caratteristiche, non si ibridava, si copiava e si mettevano altri personaggi, ad esempio, o un'altra ambientazione, un po' come il riciclo degli asset negli FPS, no? Che tutti i personaggi hanno le stesse movenze, le animazioni del caricamento delle armi, talvolta le stesse armi. Insomma, in passato c'era un po' questa tendenza. Invece oggi la copia di Super Mario Jill of the Jungle, sì. Sì, il trend ora è evitare la copia spudorata, quindi c'è l'ibridazione a tutti i costi, secondo me. La forzatura di prendere quel che è buono di un titolo e ibridarlo con qualcosa che è buono di un altro titolo. E spesso escono delle porcate fotoniche. Talvolta invece però escono anche delle cose interessanti, molto interessanti. Quindi io al momento non mi sovviene nessun esempio calzante, ma se pensiamo alla struttura degli open world ad avamposto, per esempio, uno shooter con elementi, fra virgolette, di gioco di ruolo in open world, dove devi andare a conquistare varie zone della mappa, a chiunque viene in mente Far Cry, ok? E da lì divenne un po' un trend dei Far Cry style, delle varie copie anche brutte di Far Cry. Invece oggi sembra esserci questa
ibridazione a tutti i costi, che secondo me ha portato un po' anche alla nausea, a rendere nauseanti determinati generi, come abbiamo parlato dei Souls-like, abbiamo parlato dei Roguelike, abbiamo parlato di un sacco di cose like. Manca originalità, e secondo me non è stato detto tutto dal mondo dei videogiochi. Non per forza bisogna andare a rincorrere la tecnologia, come ad esempio in molti avevano suggerito, con il VR, con la mixed reality, eccetera eccetera. C'è spazio per giochi nuovi e interessanti, però non è facile, sicuramente ci vogliono un sacco di soldi. Le aspettative oggi sono altissime rispetto a quelle che furono all'epoca, e tende ad essere, secondo me, troppo rischioso per gli sviluppatori imbattersi in questi percorsi dove alla fine non sai proprio bene dove vai a finire, no? Quindi cerchi di stare un po' più col freno tirato e non uscire troppo dalla comfort zone. Secondo me, mi sto immaginando un Sea of Thieves in VR. Ti dirò una cosa, Ivan the Beast. Voi sapevate, attenzione, vi dico una cosa, poi vediamo se qualcuno poi se la ricorderà. All'epoca, memorizzate questa cosa, all'epoca esisteva il Kinect, ok? Partendo già da questa cosa, già il disagio è altissimo. All'epoca esisteva il Kinect. Sea of Thieves è nato originariamente, si chiamava Rare Next, questo gioco, ok? Prima che diventasse Sea of Thieves, era un gioco per Kinect che si chiamava Rare Next. Se voi andate a cercarlo, troverete delle informazioni in merito a questa cosa. È un retaggio che ho da tempo in memore, ok? Sostanzialmente nel 2013, al lancio, il famoso lancio di Xbox One con Don Matrick e compagnia cantante, poi leggo il messaggio, all'epoca appunto del 2013 di Don Matrick, salutiamolo che starà sicuramente cuocendo in un inferno tutto suo, il Don Matrick mise Rare, che all'epoca era su completamente altri lidi, non Sea of Thieves, mise il team di sviluppo proprio sullo sviluppo di titoli per Kinect. Ok? Calcolate la lungimiranza di Matrick, e gli diede incarico appunto di sviluppare un titolo molto particolare, un'avventura, diciamo, un qualcosa di diverso che non fosse la compilation di giochini tipo Kinect Sports, eccetera eccetera. Diede proprio a Rare questo incarico. Rare poi cominciò a produrre determinati contenuti in merito. Adesso guardo se riesco a trovarlo. Vediamo Rare Next, vediamo. Eccoci, qui c'è un articolo, vediamo, perché poi mi piace. Ah no, ok, aspetta, No, qui veniva solo detto come Rare Next Game, ma Rare Next posso assicurarvi che esiste. Se andate a cercare, ci sarà da qualche parte. Io l'avevo visto anche su Wikipedia, forse era stato citato. Comunque, nacque da lì. Quindi Rare cominciò a sviluppare determinati interessi per giochi di avventura da questo punto di vista, proprio perché venne messa a capo di una divisione nel quale non c'entrava nulla. E quindi si ingegnarono qualcosa che portò poi alla nascita di un concept unico nel suo genere come quello di Sea of Thieves. Quindi, pur nel brutto del Kinect, saltò fuori questa cosa. E questa era molto interessante. Intanto rileggo la chat. Basti pensare all'evoluzione del genere che ha portato la serie di Ori. Sì, ha dato nuovo linfa ad un genere che era stantio da anni. In effetti Metroidvania, a parte quelli all'orientale, diciamo così, sono caduti un po' nel dimenticatoio.
hanno lasciato spazio più al platform, fra virgolette. Ma anche basti pensare, io continuo, vedete perché per me è il gioco perfetto, basti pensare ad esempio anche a Cuphead, che nonostante sia un run and gun, che è un titolo che praticamente non veniva portato sui grossi dispositivi, sui grossi schermi, sugli schermi appunto delle console da almeno 15 anni, credo, con quel successo, Cuphead ha riportato in voga il genere dei run and gun nel periodo del 2017, perché è unico nel suo genere. Ecco, intanto riprendiamo la chat. Intanto Relomp, buonasera, ciao, cosa ti sei perso? Ma si sta parlando, si sta facendo salotto di un po' di cose, ma tranquillo, la serata è ancora lunga, possiamo metterci comodi. Nel periodo d'oro dei picchiaduro, delle varie copie di Street Fighter, poi è nata la genialata di Mortal Kombat, ad esempio, sì, ma ancora prima di Street Fighter, i vari Samurai Shodown e compagnia cantante, nacquero poi tutti da lì, se vogliamo. Basti pensare anche ai giochi, i giochi di ruolo di matrice nipponica, la saga degli Zelda, in senso stretto, nacque all'epoca in Oriente, chiaramente, poi venne ripreso a secchiate, ovviamente, in Occidente. Quindi ce ne sono di ogni, davvero tantissimi. Che per quanto riguarda il VR, ho tutta una mia teoria, ma ci vuole tempo per discutere, magari durante il raduno se ne potrà parlare. Sì, il raduno adesso è in corso, ragazzi, sto valutando un paio di opzioni su dove andare a dislocarci, troverete tutte le informazioni poi sui miei social, quando qualcuno vorrà raggiungermi, comunque sarà nel periodo dei primi di giugno, ecco, magari a ridosso del ponte del 2 giugno potrebbe essere interessante. Anche Alien Isolation ha il supporto per sentire, ad esempio, quanto rumore fai realmente o muoverti e sbirciare senza farsi vedere. Sì, anche questi sono degli improvement tecnici che in moltissimi giochi farebbero la differenza, eppure sono rimasti lì, confinati in questo titolo, la cui esperienza però è unica e ha portato il titolo a un ottimo livello proprio per questa cura nei dettagli, se vogliamo. Ma parlando di giochi tradizionali, noi che ci lamentiamo sempre che i giochi di ruolo siano in modalità autopilot, no? Schiacci, loro ti portano a dove devi fare la quest, ti dicono cosa devi fare, ti dicono quale mostro devi uccidere per avere quell'oggetto che ti serve per la quest. Se pensate ad esempio a Sea of Thieves, il titolo in sé ha il suo fascino perché ti butta nel mezzo del nulla e all'epoca non ti spiegava nulla. Quindi c'era un senso dell'avventura enorme. Gli stessi open world, gli MMO, quindi i vari World of Warcraft, specie nelle primissime loro iterazioni, quindi parlo di World of Warcraft Vanilla, Burning Crusade specialmente, dava una sensazione di pericolo, proprio perché qualsiasi zona nella quale tu entrassi, se non eri livellato al punto giusto, sapevi di andare incontro alla morte, non era su binario, quindi potevi andare ovunque, anche appena iniziata l'avventura tu potevi farti tre quarti d'ora di camminata a raggiungere la zona di livello 60, potevi andare alle Eastern Plaguelands, alle Western Plaguelands in 5 minuti partendo da Undercity, andando a piedi, quindi potevi arrivare in una zona di endgame 5 minuti dopo. Questo secondo me è andato perso, ad esempio, nei giochi open world, cioè il fatto che tutto sia estremamente autopilotato e che il senso dell'avventura si sia perso, dal mio punto di vista. Vogliamo parlare dei server PvP? Assolutamente, ma è la stessa cosa, ad esempio, che per Sea of Thieves lo rende così unico. Quando molti mi parlano di Sea of Thieves dicendo Walker, ma arriveranno i server privati? PvE, scusate, server PvE, io spero non arrivino mai. Mai. Perché parte della bellezza di Sea of Thieves è il senso di insicurezza che ti dà il titolo. Immaginatevi di avere a bordo una quantità sterminata di tesori. Se non aveste la possibilità di perderlo, voi secondo me andreste tranquillissimi a fare tutte le missioni del mondo, tutte, e poi al momento di staccare tornate all'avamposto e consegnate. Provate a farlo.
nei server veri, cioè nei server col PvP sempre attivo. Ci pensate due volte, controllate sempre il mare, state attenti ad ogni rumore, state attenti a non stare troppo su un'isola. È giusto che sia così, per essere immersivo vuoi la vita da pirata, perfetto, la vita da pirata è il pericolo. Ecco, quindi è giusto che sia così secondo me, giusto. Allora, vediamo un attimo, riprendo la chat perché mi sono perso qualche intervento. Questa è una perla da ricordare, Ivan the Beast. Non so a cosa ti stessi riferendo, forse parlavo di Sea of Thieves, nato grazie al fatto che stessero lavorando a roba sul Kinect. C'è anche Broforce come Run and Gun, sì, assolutamente, ma Broforce non ha avuto, diciamo, la risonanza anche a livello mediatico, fra virgolette, che ha avuto Cuphead, per esempio, che non ha un livello di difficoltà estremo, ma ha una collocazione molto stretta. Ciao Franchino91 che si è iscritto al disagio, ciao, benvenuto. Sea of Thieves solo in PvE non ha senso, lo dico da uno a cui il PvP non piace per niente, giusto. In World of Warcraft Vanilla capitavi dai Dragons of Nightmare per caso mentre questavi Ashenvale, Silve, il drago verde che c'era all'interno del tempio di Ashenvale, andavi lì e lui ti sbriciolava solo guardandoti. Sì, ma assolutamente, ma il bello era quello, il senso di avventura e di pericolo che è andato perdendosi, e tutto in favore della comfort zone dell'utenza, la stessa comfort zone che nausea dopo un po', secondo me. Quindi è bello avere quel senso di rischio, di pericolo, di non essere mai sicuri di essere al sicuro, eh? Di non avere mai la garanzia di essere al riparo. Infatti, un'altra delle caratteristiche principali che in molti hanno chiesto, sempre parlando di Sea of Thieves, è che gli avamposti fossero delle zone safe, dei santuari. Vi immaginate se arrivando nei pressi dell'avamposto fosse una zona safe? Non esisterebbe più nessun tipo di combattimento, basterebbe fiondarsi a capofitto con la nave sull'isola senza fare tutta la procedura di avvicinamento, lo scontro in mare prima di... Ok. Elden Ring riporta in vita un po' questa cosa. Elden Ring ha un senso di scoperta completamente differente da un punto di vista strettamente esecutivo, perché è un gioco calibrato sul single player, quindi ad esempio in un ambito PvP multiplayer è molto differente, perché sai che dall'altra parte non è un nemico che potrebbe farti un agguato, ma un giocatore che potrebbe essere lì a scrutarti. Anche questo si ricollega al fatto, secondo me, che nei giochi l'intelligenza artificiale è una non intelligenza artificiale, cosa sulla quale io sono sempre molto critico e molto scettico, e l'interazione con il giocatore umano è sempre... Buonasera, gioco con lo scemo che è arrivato sul nostro canale, buonasera, buonasera. Ci sono delle meccaniche nostre, cerebrali, nel momento in cui sai che stai sfidando un altro giocatore, sei molto più attento, secondo me. Molto più attento. Perché sai che l'intelligenza artificiale automaticamente è un passo indietro. È un passo indietro rispetto all'intelligenza umana, almeno ai massimi sistemi. Poi certo, chiaramente, ci sono dei personaggi di bassissima lega che quindi valgono molto meno dell'intelligenza artificiale degli NPC di Tiny Tina's Wonderlands, ma comunque l'intelligenza umana del giocatore ti pone a un livello di guardia più alto. Sai che dall'altra parte c'è un giocatore con il controller in mano o con mouse e tastiera che sarà pronto a tenderti un agguato, pronto a farti la sorpresa, pronto a rovinarti la festa, e quindi stai super attento. Mentre se fosse un mob, un NPC, insomma qualsiasi cosa governata da un'intelligenza artificiale, sei molto più nella comfort zone. Ed è per questo che secondo me gli open world con il PvP sempre attivo ci porranno su un altro livello. Ci porranno su un altro livello. E io spero che arrivi qualcosa di simile su Diablo Immortal. Apro e chiudo parentesi, perché poi su Diablo Immortal ci possono fare tanti discorsi. Un amico che gioca tutto il giorno su Elden Ring e posta le clip su Twitter. Ah, ok. Adesso che siete andati al TG mi fate l'autografo. Ma chi sono andati al TG? Mi manca qualcosa. E Diablo è maestro in tutto ciò? Sì, assolutamente. Assolutamente sì.
che bello quando andavo a pescare in Warcraft con un occhio al galleggiante, uno dietro le spalle, mamma mia, specialmente quando si andava a fare l'achievement di quando si doveva pescare nella città nemica, che c'era un pesce che si comprava, no, che si pescava solo ad Ironforge e un altro che si pescava solo ad Orgrimmar, se non mi ricordo male. Uno era Old Crafty e l'altro era Old Ironjaw, se non mi ricordo male. Due pesci che si pescavano nella capitale nemica e che quindi bisognava andare nella capitale nemica a pescare. Vedete, queste sono delle cose studiate apposta per invogliare il giocatore a mettersi in pericolo, a uscire dalla comfort zone. La gara di pesca domenicale a Booty Bay, sì, assolutamente. Qui Warcraft è sempre stato maestro da questo punto di vista. Quindi. Allora, proseguiamo quindi con le prossime notizie, appunto la release di Diablo Immortal, se avete visto il video ve la risparmio, facciamo una capatina proprio veloce, visto che ne abbiamo parlato anche poco fa, insomma il titolo uscirà il 2 giugno, c'è la possibilità di giocarlo sia su PC in maniera crossplay, questo è quello che è stato definito, ok? Perché effettivamente non è un vero porting in modalità punta e clicca, ok? Perché in effetti dove sta il succo della vicenda? Diablo Immortal, in tutti se lo aspetterebbero in maniera punta e clicca tradizionale, classica, come appunto è sempre stato Diablo su PC. Invece non sarà così, perché è un titolo studiato per mobile, quindi non potrete andare con il mouse a cliccare sul terreno e il vostro avatar che inseguirà i vostri click sul terreno. No, c'è la possibilità di interfacciare alcuni comandi con il mouse e con la tastiera, ma non sarà punta e clicca classico, ok? Quindi ci sono... come dire, alcuni aspetti che lo avvicinano al mondo del PC, ma non sarà un'esperienza PC. Ecco, questo è quello che va detto. Io personalmente sono super felice di questa cosa, perché non ho molta familiarità con BlueStacks o come caspita si chiamano, insomma, gli emulatori che portano le app Android per poter essere giocate in maniera autentica su PC. Non ho molta familiarità con questa cosa, così come non ho familiarità con un miliardo di altre cose. Tuttavia, il mio pensiero è che ad oggi Diablo Immortal sarà più che godibile anche da PC, ed è stato fatto ovviamente per andare a raccattare tutta l'utenza degli scontenti, cioè tutti coloro che in buona sostanza non hanno mai giocato a un gioco mobile, ma sono dei fan del brand di Diablo, per esempio. E io mi metto fra questi, nel senso che non ho mai giocato a delle produzioni tipo Tencent, giochi tipo Gameloft, quelle cose. Intanto, grazie, sono scemo 911, grazie per esserti iscritto al canale, molto gentile, perfetto. È vero che ha dichiarato lo facciamo per PC perché tanto sarebbe stato emulato, è una balla. No, la comunicazione è assolutamente vera. Wyatt Cheng, ovvero il general director di tutta quest'opera che è stata Diablo Immortal, nata ben prima del 2018, quindi parliamo di un titolo che è in sviluppo almeno da 7 anni, è effettivamente stato molto chiaro. Hanno fatto questa possibilità di crossplay su PC proprio per evitare le emulazioni barbine di alcuni strumenti che si possono utilizzare su PC. Quindi hanno preferito fare la loro emulazione con il codice nativo, dare la possibilità di fare determinate cose ed altre no. Sì, Windows 11 fa girare le app Android, ma ad esempio era già stato detto quando venne rilasciato appunto rilasciato l'upgrade da Windows 10 a Windows 11, che Diablo Immortal non avrebbe avuto la completa implementazione degli strumenti appunto di emulazione di Windows 11, come ad esempio i menu testuali, insomma un sacco di altra roba.
dal punto di vista strettamente legato al pay to win, che sembra essere uno dei rischi più grossi, in effetti, è stato... Allora, ho guardato un attimo nel dettaglio, visto che insomma lo sto seguendo già da diverso tempo, ormai da anni, sto cercando di apprendere queste informazioni, visto che non sono mai stato invitato né alla beta né tantomeno all'alfa. Il gioco avrà un sistema di monetizzazione, di microtransazione, come dicevo appunto nel video sul mio canale, relativo a dei contenuti estetici, ma hanno detto che ci sarà la possibilità di comprare alcuni materiali, ok? Comprare alcuni materiali. I materiali saranno relativi all'endgame, sostanzialmente. La mia preoccupazione principale non è sull'acquisto dei materiali. E vi spiego anche il perché. È stato studiato, dal mio punto di vista, da quello che mi è parso di analizzare, è stato studiato per sfruttare più possibile la socialità. Quindi il mio problema numero uno non è la monetizzazione, ma saranno i bot. Ditemi, mettete, clippate questa frase: il male di Diablo Immortal saranno i bot. Ok? Il sistema di gioco non premia l'individuo, non premia il singolo, ma premia il clan, la gilda, ok? Quindi è un MMO a tutti gli effetti. Come sapete, negli MMO, o come potreste sapere, appunto, negli MMO, o i cinesi di turno, esattamente, c'è un equilibrio fra i vari giocatori, deve essere mantenuto un certo equilibrio fra i vari giocatori, dove non è sufficiente essere estremamente vestiti o ghiarati, per dirlo in maniera tecnica, ma deve esserci un'abilità di fondo. Quindi il sistema che è stato implementato di livellamento più che di equipaggiamento riguarda il famoso Paragon Level, cioè In tutti i server di gioco, supponiamo il level cap è 60, ok? A livello 60 voi avete poi la possibilità di progredire come nei livelli Paragon di Diablo 3, ok? Ah, ecco, una common misconception è che Diablo Immortal non è una versione brutta di Diablo 3, è una versione migliore di Diablo 3, perché in molti me l'hanno chiesto e si vede che non è proprio permeato questo concetto. Comunque... C'è un livello globale del mondo di gioco dove tutti coloro che sono al di sotto di questa media globale di livelli hanno un incentivo a livellare e quindi livellano più in fretta, possono mettersi al passo degli altri. Di contro invece tutti coloro che sono overghiarati, overlivellati, non dico che avranno un malus, ma abbasseranno, cioè avranno molta più difficoltà a guadagnare livelli. Questo per cercare di mantenere un equilibrio fra tutte le cose. Il vero problema non sarà l'acquisto dei materiali, perché le gilde avranno i clan avranno la possibilità di accedere a dei contenuti di alto livello su Diablo Immortal, i famosi raid da diverse decine di persone proprio all'interno del clan, dove si sfideranno anche altri clan, eccetera eccetera, saranno basati proprio sul ranking. Quindi più le cose farà una gilda, un clan, più aumenterà di graduatoria, quindi più attività verranno fatte sia in PvP sia in PvE, più il clan alzerà, in sostanzialmente si alzerà di livello fino ad arrivare a dei vertici. La mia paura è che appunto i bot arriveranno a scardinare questo equilibrio, dove uno si fa 20 account free to play, li dà in pasto al bot e automaticamente si fa una gilda di altissimo livello per arrivare a determinati ranghi. Una volta arrivato lì, venderà gli accessi a una gilda di alto livello. Quindi, secondo me, il pay to win sarà lì. Non verrà... foraggiato, incentivato l'acquisto di materiali con moneta sonante per l'equipaggiamento dei vari pezzi su Diablo Immortal, eccetera eccetera, i vari leggendari, il crafting. Io adesso non so a che livello di dettaglio siamo perché non l'ho mai provato con mano, ma ci sarà baruffa per poter entrare nel clan vincente di una determinata season, perché anche lì poi i clan si alterneranno, è una specie di campionato. E quindi
sarà un casino, e quindi lì la gente si comprerà gli accessi alle gilde con i livelli più alti, e il problema saranno i bot più che delle microtransazioni. Questo lo dico, sarò felicissimo di essere smentito da qui a 2 mesi, però spero che ci siano delle procedure che bloccano determinati tipi di attività, o ci siano dei requisiti di livello, fare determinate cose, non lo so, non sono un programmatore, quindi non posso pensare a dei blocchi, degli ostacoli, però sì, secondo me il problema sarà lì. Noi faremo direttamente il clan Xbox, assolutamente, assolutamente sì, Nico, tutta la vita proprio. Assolutamente sì. Ci fu il caso di un giocatore che condivise gli screen di una sua sessione in cui si ritrovò ad essere l'unico giocatore umano in campo. Qui si parla dei Battlegrounds di World of Warcraft. Sì, assolutamente. Assolutamente sì. Ma su World of Warcraft i bot che attivavano il clipping, quindi erano all'interno dei poligoni che costruivano l'ambiente circostante, andavano a farmare materiali, miniere, risorse, senza poter essere attaccati da nessuno, erano praticamente invisibili. Quindi c'è questo... Ci sono determinati problemi da questo punto di vista. Speriamo ci sia un minimo controllo per evitare queste pratiche. Speriamo, speriamo. Poi ripeto, ragazzi, allora, Diablo Immortal è un titolo, è un'esperienza full intera di Diablo. Non è un surrogato, non è un giochino mobile. Ha la sua lore che verrà inserita all'interno della lore canonica. Ha tutte le sue classi, tutti i metodi di miglioramento, di livellamento. Ci sarà sempre il solito grande distinguo, come su Diablo 2 Resurrected, come su Diablo 3, dipende quanta vita ci butti dentro per poter arrivare a determinati livelli. Quindi in un modo o nell'altro noi parteciperemo, saremo attivi, ovviamente vi invito... Oh, buonasera esiliato che è arrivato, e buonasera al buon Fabius che è arrivato. Oh, buonasera buon Fabius che si è abbonato, grazie mille, grazie esiliato che ci raggiunge, meglio tardi che mai, assolutamente. Secondo te come sarà World of Warcraft su mobile? Uno strategico o un action come Diablo? Attenzione, perché anche questa cosa c'è stata un po'... Buonasera Chris One, grazie per l'abbonamento, grazie e benvenuto, ma non ti ho mai visto all'interno del canale, ti abboni così, ma che gentile, molto gentile, benvenuto a bordo, grazie, ma un sacco di gente è passata qui stasera, grazie mille, siete stati super gentili. Ci sono stati delle misconception. Il gioco che arriverà in mobile non sarà World of Warcraft, ma sarà sul brand di Warcraft, ok? Che è una cosa ben diversa. World of Warcraft mobile non arriverà mai, secondo me. Infatti Bondarghi dice non penso passerà mai al mobile World of Warcraft, presumo anch'io. Inoltre è stato dichiarato proprio questa settimana, l'avete visto anche nel video all'interno di Domenica Sempre Polemica, che World of Warcraft non arriverà mai su console, mai su console. Ah, primo contatto e subito abbonamento, ma che gentile che sei Chris One, benvenuto a bordo, grazie per la tua generosità e la fiducia, like sulla fiducia come mi hanno scritto su un video, like sulla fiducia, sono morto. Dicevo, World of Warcraft non arriverà mai su console, è stato detto direttamente da Spalopoulokis, insomma lo sviluppatore di World of Warcraft, che deve avere origine greche, quindi non so pronunciare, scusatemi. E in sostanza non ci sarà mai, è stato detto che è un gioco nato per un'esperienza completamente PC e che non ci saranno sostanzialmente chance di vederlo sulle console, quindi anche alla fine di questa benedettissima acquisizione, grazie per 95 bit che mi lancia esiliato, grazie mille, grazie gentilissimo, grazie davvero. Scaculopulus può essere. La famiglia Xbox si allarga, in fondo è la console next gen più venduta al mondo. Anche questa cosa ne parleremo fra poco. Signore e signore, buon proseguimento. Grazie a te Michele per essere stato con me. Ciao Bobo, buonanotte, buon riposo. Che si deve alzare presto, povero Ciccio. Il mondo di World of Warcraft resterà chiuso all'interno dell'ecosistema del PC, ma questo non significa che non arriverà su Game Pass, perché quando arriverà con l'acquisizione, quando si finalizzerà, incrociamo le dita, incrociamo tutto il resto,
3 bit per Scaculopulos, perfetto, grazie mille. Quando l'acquisizione, se verrà finalizzata con a buon successo, eccetera, eccetera, e tutte cose, se passerà la votazione degli azionisti dopodomani, cosa che mi auguro caldamente, nel quale ripongo un ottimo, della buona fiducia, arriverà poi alla fine sul Game Pass. Questa è più di un auspicio, sembra essere già quasi una certezza. Seguo i beat per Scaculopulos, grazie. Scaculopulos è proprio lui, insomma, il nostro eroe del giorno. Ci sono ottime possibilità, appunto, che arrivi sul Game Pass una volta terminata l'acquisizione, quindi ci sarà la possibilità senz'altro di vederlo all'interno del Game Pass. Ovviamente, pagando l'abbonamento del Game Pass, non pagherete più l'abbonamento per giocare a World of Warcraft, in quanto se ci giocate, ovviamente sapete che ci avete da cacciare i soldi ogni mese, denaro sonante sulla mano, altrimenti niente da fare, ovviamente entrando a far parte di un abbonamento già con una fee mensile, proprio come Game Pass, e presumibilmente sarà da comprare anche l'Xbox, no l'Xbox Live Gold, è vero, no, attenzione, giusto, stavo per dire una fregnaccia, non servirà l'Xbox Live Gold perché non arriverà mai su Xbox per console, quindi non servirà il Live Gold che si pensava avrebbe sostituito l'abbonamento di World of Warcraft, e invece no. Avevo letto che era già passata oggi la votazione degli azionisti, sei sicuro sia domani? Io mi ricordo che fosse il 28, ricordo sbagliato forse, scusate, shareholders Blizzard, vediamo, la votazione dovrebbe essere il 28, sì, esatto. Activision Blizzard shareholder will now hold a vote to either approve or reject the acquisition on April 28th. Quindi dopodomani, il 28. Mi ricordavo, mi hai fatto prendere un coccolo però, così non si fa, Stedan, che mi dici che era già fatta, cavoli, non ho visto niente da nessuno. No, a parte che se fosse stata proprio oggi o ieri, penso che se ne sarebbe parlato in lungo e in largo, visto che ormai qualsiasi cosa legata ad Activision Blizzard, anche se Kotick ha trovato un capello all'interno della sua minestra, lo sparano su tutte le testate di settore o sedicenti tali. Quello che c'è stato l'altro giorno era la votazione del consiglio di amministrazione. Ah sì, quello sì, giusto Nico, la votazione entrambi i consigli di amministrazione, il board of directors sia di Activision Blizzard sia di Microsoft, hanno dato il loro ok all'acquisizione. Questo era esattamente. Bravo. No, non era una fake news, eh? Non è una fake news, è giusto come ha detto Nico che ha ricordato questa cosa. Esatto. Pronto il titolo del 24 ore, Microsoft si dà ai videogiochi parte 2. Sì, come quando il batterista degli Evanescence era andato a suonare con Vasco Rossi e scrissero la svolta metal di Vasco Rossi. Io che suonavo batteria metal, ho suonato la batteria metal per quasi 20 anni, ho perso tutti gli incisivi e le otturazioni, ma comunque una piccola formalità, tipo Dadobax che concorda con se stesso, può essere. Assolutamente sì, ma sicuramente ci saranno i titoli più impensabili, perché poi le cose che muovono miliardi per loro sono solo l'alta finanza, i signori del petrolio o dell'oil and gas, si pensa il valore del greggio per il conflitto ucraino-russo, ma quando Elon Musk si compra una piattaforma come Twitter per 40 e passa miliardi di dollari, tutti dicono ah, ma esiste anche quello, pensa un po'. A te avrebbero scritto la svolta metal di World of Warcraft. non credo, perché già gli Undead facevano le cornine, ricordiamolo. Comunque sia, ci sono un sacco di ipotesi chiaramente su quello che potrà andare o non andare con Activision Blizzard, stiamo a vedere. Intanto cominciamo a fare un passo per volta, e non facciamoci la testa prima di romperla e non lanciamo le mutande in giardino fino a quando non è il momento di levarcele, mi raccomando, il mio meme serpeggia già per la mia community, quindi vabbè. Comunque l'intervento poi successivo in termini di notizie, ecco, se vogliamo chiamarla così, era relativa
visto che in diversi poi me l'hanno chiesta questa cosa, perché molti adesso si stanno lanciando nelle cose più fantasiose, poi mi chiedono e io vabbè devo rispondere in qualche modo, no? Ok, allora l'account di Xbox France, questo, allora il succo di questa cosa è: oggi è uscito, ieri è uscito questo tweet dove Xbox France ha fatto con i mattoncini Lego una specie di emoji, una, diciamo una costruzione grafica fatta a base di emoji, dove c'è chiaramente la fattezza della Xbox Series S. E l'account di Lego, l'account ufficiale di Lego, scrive: sembra che qualcosa sia under construction, scritto in francese, ma io non perché so il francese, ma perché c'è scritto qui in inglese, perché non sia mai che io sia una persona erudita. C'è stata appunto questa dichiarazione, che andrò a leggervi ora in lingua francese, quindi il semblerait que quelque chose soit en construction, giusto? Sono stato bravo? Non lo so. E sembra che qualcosa sia under construction. Inoltre, Warner Bros. Game France posta l'immaginetta di una mappa, un occhialino, perché Xbox France nella sua bio di Twitter ha lasciato delle coordinate GPS, cioè è partita la caccia al tesoro. In sostanza indica poi una specie di struttura, un edificio, un Lego store, ok? Questo, in moltissimi, subito quando hanno visto questa cosa, hanno detto: arriverà Lego Star Wars Skywalker Saga su Game Pass. Non credo. Non credo proprio. Le croissant, le escargot, capitaine, mon capitaine. Sicuramente. Vogliamo Rune che canta tutte le canzoni di Ratatouille in lingua francese. Non credo questa cosa arriverà mai. Non credo proprio. Hashtag non credo proprio. Hashtag l'allero ci stava. 6 su 10 per la R? Grazie. Ma ci pensavo molto peggio comunque. Pensavo di aver preso un 4. La baguette che è una squadra in realtà dalle emoji. Giusto. Non arriverà. Non arriverà Lego Star Wars Skywalker Saga sul Game Pass, titolo che è uscito 2 settimane fa, che ha venduto già un milionate di copie, che è giocatissimo e che è un vero e proprio fenomeno attuale, che ha avvicinato sia grandi che piccini al brand di Star Wars, anche per chi non è esperto tipo il sottoscritto. Quindi io personalmente dubito fortemente che ci sarà questa fusione. Reputo più probabile una sorta di Xbox Series S brandizzata Lego, cioè con una skin sostanzialmente. Questo è il mio auspicio. Non credo arriverà Star Wars Skywalker Saga su Game Pass, scusate. Staremo a vedere. Comunque, cosa? Lo puoi rileggere in francese, ma con l'accento di Ibra? No. No, non fatemi fare queste cose, per piacere. No, per piacere. Allora, no. Magari a fine serata. Sì, Warner li droppa i giochi sul pass. Sì, sicuro. 100% proprio, legit. 100%. Dopo questa notizia che in moltissimi mi avevano detto e dato come arriva, siamo tutti pronti, cosa che ovviamente no, c'è stato un rumor, anzi in primis, visto che stiamo parlando di alcune cose specifiche riguardanti serie S, contenuti digitali, abbiamo parlato di cloud gaming, abbiamo parlato di un po' di cosine interessanti, vi metto questa notizia che dovreste aver letto. Sony continua a bloccare i giochi degli utenti Xbox tramite il servizio di GeForce Now. Come sapete, come penso sappiate, tramite tramite Edge, il browser proprietario di Microsoft, è possibile accedere al proprio account se ne possiede uno
del servizio Nvidia GeForce Now, quindi sostanzialmente una libreria in game streaming di vari titoli, tra i quali anche i titoli first party esclusive di Sony PlayStation. E fino a poco tempo fa tutti gli utenti Xbox che avevano un account GeForce Now potevano entrare comodamente tramite il browser all'interno del loro account sulla pagina di Edge di GeForce Now e lanciare comodamente God of War, per citarne uno. Ovviamente ora non si può più. Infatti Sony ha bloccato praticamente la possibilità di accedere a questi titoli per coloro che sono su console Xbox. Sì, sulla versione Xbox di Edge è stata bloccata questa possibilità. E quindi, che te devo dire? Sì, in effetti il gioco della disinformazione, come giustamente mi fanno presente dalla chat, non è mai finito, ok? Sembra che la gente goda ed esulti quando la compagine avversaria, come se ci fosse sempre una partita di calcio in corso, subisce una battuta d'arresto, oppure c'è un rinvio, oppure non lo so, c'è un prodotto non uscito all'altezza delle aspettative. Io personalmente lo ritengo una cosa abbastanza patetica, come la console war in generale. A me sinceramente, se un titolo di Sony va bene o male, non interessa, perché non ho Sony, ma non è che se va male esulto. Cioè, ci sono dei problemi anche in casa Microsoft, io sono un fan di Microsoft, ma questo non mi esenta dal definirne ed evidenziarne le criticità in senso negativo. Quindi molte persone parlano perché probabilmente pensano che l'ossigeno sia un bene in esubero all'interno della nostra atmosfera, quando in realtà è uno dei gas più rari all'interno dell'aria che respiriamo. Quindi sostanzialmente io suggerirei a queste persone di farsi una bella aerosol direttamente di argon, così almeno ce li leviamo di torno. Un saluto a tutti i fanboy maledetti, sia di Xbox che di PlayStation che di Nintendo, a tutti i fanboy in generale. Perfetto. Blocchiamo gli Azure per Spartacus. Questa cosa in realtà ha fatto sorridere anche me, il fatto che Sony abbia optato per questo blocco quando i servizi di Sony stessa si basano sulle infrastrutture di Microsoft. Quindi non so se c'è un qualcosa, sono state bloccate temporaneamente, ci sono delle violazioni di accordi fra le parti, non ne ho idea. Comunque non lo vedo un problema io personalmente, cioè io personalmente non lo vivo come un problema. Poi sicuramente un sacco di persone che dicono: ah, mi sono fatto l'account di GeForce Now per giocare a God of War, non ho il PC, ho solo una console, si ritrova con le spalle al muro. Quindi non so poi se ci sono la possibilità di chiedere dei rimborsi per la mancata prestazione di un servizio che a quanto pare GeForce Now offre, quindi non lo so. Comunque, se siete anche voi dei fruitori unidirezionali di GeForce Now tramite la vostra console, fatemi sapere se potete fare qualcosa, richiedere dei rimborsi in tal senso, perché in effetti se uno si è fatto l'account per poterne fruire, chi lo sa. Questa cosa non la capisco, ma cosa gli frega a Sony di bloccare sta cosa? Sono solo copie in più che vende. In realtà non è che le vende, perché ne fruisce tramite GeForce Now. Quindi tu fai l'abbonamento a GeForce Now e quindi hai titoli da giocarti. Però non, sì, sicuramente ci sono anche dei ricavi. Ok. Fanboy Microsoft / Xbox arrivato e Crossfire X fa schifo e lupi dappertutto. Perfetto, ci siamo. Siamo a posto. Buonasera, lascia passare. ma non scherziamo, se le metti in vendita su piattaforme diverse dalla tua console, il tuo interesse è vendere il gioco. Questo sì. Questo c'è senz'altro. No, non sarebbero copie vendute. Sony campa sulle vendite di hardware soprattutto, sì. Questo è vero. Questo è vero assolutamente. Però resta appunto una zona d'ombra pericolosa che non ho avuto modo di indagare, proprio perché fondamentalmente non mi interessa, non sono
non sono interessato a questo discorso specifico. Sono più interessato invece a ciò che arriverà prossimamente, visto che stiamo parlando di titoli che arriveranno, anche di esclusive. Abbiamo parlato delle esclusive di Sony, possiamo parlare di A Plague Tale Requiem, che in occasione del Game Fest, del Tribeca Game Festival, in data 11 giugno, avrà una demo di 40 minuti giocabile anche da noi utenti, quindi potremo giocarla anche noi. E inoltre verrà presentato anche, vediamo che era sotto l'articolo, esatto, avrà una playable demo anche As Dusk Falls, altro titolo che sembrava essere sparito dai radar, che era però presente all'interno di tutte le roadmap dei titoli interessati all'ecosistema Xbox. Era stato mostrato allo showcase del 2020, insomma aveva fatto un po' il giro del mondo questa specie di avventura di, scusate, di graphic novel, scusate non mi veniva il titolo. Speriamo esca, perché è uscita, è stata un po' bypassata, è finita un po' nel dimenticatoio, e ho dei buoni feels per queste cose. Un po' le graphic novel mi piacciono, ma anche le avventure poi in generale, con un fortissimo connotato, con una forte narrativa solida, con coinvolgimento emotivo, scelte, insomma, mi piacciono molto. Come genere di gioco mi piace veramente moltissimo. Quindi, finalmente a Plague Tale, se anche ad un abbonamento prenderà una percentuale su quanti scaricano il gioco, appunto quello che dicevamo prima. Plague Tale è multi o esclusiva? No, è multi. A Plague Tale è multi, ma arriverà al day one sul Game Pass. Quindi c'è un accordo fra Microsoft e il team di Asobo Studios, che ha sviluppato sia a Plague Tale Requiem che il suo predecessore a Plague Tale Innocence, che è ancora disponibile sul Game Pass. Quindi se non l'avete giocato, giocatelo, mi raccomando, che è un bel titolo fatto bene, ha avuto un rimodernamento tramite la serie X ed S, una patch che l'ha portato con dettagli grafici migliorati, tutte cose, insomma, andate a giocarvelo, un titolo molto interessante. E appunto, di qui a un mesetto e mezzo ci giocheremo la demo del seguito, una quarantina di minuti, per vedere se quel maledetto di Hugo, comunque, altra cosa. Parliamo sempre di esclusive. Questa ve la devo linkare così alla brutta. Ok. Siamo sull'account Twitter di un tale Skulzi, che solitamente condivide, reposta a informazioni non di prima mano, ma spesso e volentieri ci ha imbroccato. Voglio leggere questi contenuti, proprio perché già in diversi mi hanno detto: ah, arriva, è vero, sei sicuro, hai controllato, ho letto la news, te la sei persa. Ok, parliamo di The Elder Scrolls 6, quindi il seguito di Skyrim. Sono tutti rumor, nessuna voce confermata, non è stato detto da fonti autorevoli, non è stato confermato da Bethesda, non è stato confermato da mai, non è stato confermato da nessuno. Infatti il tweet dice che sono arrivate voci da una fonte anonima, quindi take it with a grain of salt, quindi prendetelo con le pinze. Ok, c'è un titolo PvPvE in sviluppo a Roundhouse Games che potrà sorprenderci. Questo non ha nulla a che fare con The Elder Scrolls 6, ma ecco, lo dicono a onore di cronaca, anche perché Roundhouse Games è un altro, è un'altra degli sviluppatori che fanno parte dell'ecosistema di Bethesda e che quindi ha una certa collocazione all'interno dell'ecosistema di Xbox in generale. Quindi vabbè, questo è quanto veniva detto. The Elder Scrolls 6 il suo setting sarà Hammerfell e avrà un sistema politico. Questo è quello che è stato detto, non si sa se è riferito a un discorso di fazioni, come erano fra i Nord e gli Imperials fra gli imperiali e il manto della tempesta, scusate. Continua il tweet con altra indiscrezione.
Betrayals, Marriage and Faction Matters in The Elder Scrolls 6, quindi ci saranno dei tradimenti, ci saranno dei matrimoni e ci saranno le fazioni in maniera molto più pesata rispetto a The Elder Scrolls 5, dove banalmente l'unico ostacolo è che se avevate nemica una fazione vi shottavano a vista. Ok. Non ci saranno i draghi in The Elder Scrolls 6, questo è quello che è stato trapelato. È in pieno sviluppo, sebbene sia allo stadio iniziale, infatti di Elder Scrolls 6 il teaser trailer, l'announcement trailer, dove banalmente veniva solo indicato il nome di Elder Scrolls 6 e basta, era di qualche tempo fa, un annetto e mezzo fa circa, quindi c'è ancora parecchia strada davanti. Dice infatti target release 2025-2026. Nella famosa pipeline che condivise l'insider Clobril, uno dei più quotati all'interno dell'ecosistema di Xbox, The Elder Scrolls 6 non era nemmeno nel 2024 and beyond, ve lo ricordo. Quindi, molto calma, molta calma. Poi, Bethesda Game Softworks, Austin e Montreal stanno lavorando a Spy Team, ok, che era un'altra dei titoli non annunciati, un altro progetto. Qui mando MMO e ZeniMax Online, qui c'è un altro MMO in arrivo su ZeniMax Online, non si sa se sia un'espansione nuovamente di Elder Scrolls Online. The Elder Scrolls e Fallout Remastered a cura di InXile, questa è una novità molto più interessante, molto più croccantina. E qua io quando ho letto questa cosa mi si è scaldato il cuore. C'è nelle cose, fra le varie cose di cui si è parlato, fra i vari argomenti dei quali si è parlato, pare esserci un reboot di Quake. Quindi, se così fosse, un reboot di Quake, signore, possiamo lanciare le mutande in giardino. Quanti di voi hanno giocato a Quake alla sua uscita, quando lo sparatutto più autorevole all'epoca era Duke Nukem? Con tutto rispetto per il Duca, ci mancherebbe altro. The Elder Scrolls 4, no, 6, ok? Significa uccidere The Elder Scrolls Online, quindi puntano a farlo più tardi possibile. Sì, in effetti anche la roadmap di Elder Scrolls Online era bella fitta. OP, avevo Heretic, fantastico, Heretic e Hexen erano una bomba. Era a cubettoni, sì, ma era un giocone rispetto a quello che c'era all'epoca. Qui intanto si è scatenata la polemica su Hugo, che dice una vittima va protetta senza se e senza ma. Sì, ma a me irritava tantissimo. L'MMO di Starfield potrà essere... vedremo quello che succederà, tra l'altro anche di Sirius Sam, strabello anche Sirius Sam di Starfield, tra l'altro è stato condiviso, vorrei ringraziare il buon Andrea che mi aveva linkato un tweet di un account non official, ok, di un fan made, ok, un tweet fan made, dove c'era un fantomatico reveal estivo, un evento di Starfield estivo. Io non ho sentito nulla in tal senso, non ci sono eventi estivi a tema Starfield né a tema Bethesda, se non il QuakeCon, che però vabbè, è il QuakeCon, che è sostanzialmente lo showcase che Bethesda ha sempre utilizzato, ID Software ha sempre utilizzato per i suoi eventi di eSports, proprio per Doom, Quake e compagnia bella, insomma, dalla notte dei tempi. L'unica cosa che so è quella, dove tra l'altro anche al QuakeCon vennero rivelati alcuni titoli interessanti, insomma, anche Ghostwire Tokyo venne rivelato lì, se non ricordo male, no, Deathloop venne mostrato, non Ghostwire Tokyo. Poi, ok, un attimo, riprendo un secondo la chat, fantastico Quake. Secondo me sono due cose completamente diverse, The Elder Scrolls 6 e The Elder Scrolls Online, sono d'accordo, ma l'utenza ora è... quelli che vogliono vedere contenuti su di The Elder Scrolls non giocano più a Skyrim, ok? I giocatori sono completamente diversi, esatto. Il buon Darghi, Sirius Sam 1 e 2, ma è painkiller top, assolutamente sì. Tantissima gente lo ha droppato teso perché
non è Tess. Sì, anche questo è vero, il fascino del mondo di Skyrim, cioè un'esperienza single player molto più raffinata, se vogliamo, è stata tralasciata in favore dell'aspetto dell'aspetto MMO, appunto, di The Elder Scrolls Online. Sono due bestie della stessa specie, ma differenti. Quindi sì, appunto, il buon Darghi so che è un estimatore di entrambi i titoli. Io ho giocato a The Elder Scrolls Online alla sua release, non l'ho giocato moltissimo proprio perché non aveva quel vibe di The Elder Scrolls. Quindi, e anche perché non è tradotto qui, ecco ragazzi, io vi ringrazio anche perché moltissimi poi vengono mi scrivono le cose quando io mando i video delle uscite del Game Pass o anche i video quelli. Grazie a tutti coloro che mi mandano i messaggi privati che mi strappano sempre un sorriso. Qualcuno è in chat, quindi qualcuno ha capito. Allora, e il tweet finisce dicendo: Xbox shifting resources to assist Bethesda with massive workloads. Questa è una news, è una, come si dice, una sfaccettatura di questa collaborazione fra Xbox e Bethesda, che sembra proprio costruire un ecosistema non solo su Fallout 76, ovvero il gioco che è stato lanciato malissimo da Bethesda e che poi si è risollevato. Infatti la fanbase di Fallout 76 è molto più solida della fanbase degli altri Fallout e posso confermarlo, dirlo con fattualità. Sembra esserci proprio uno scambio di risorse all'interno dell'ecosistema. Molto probabilmente Xbox ha delle risorse in esubero oppure dà priorità ai prodotti di Bethesda, magari perché sono in uno stadio più avanzato o perché hanno dei carichi più impellenti sotto determinati aspetti che Xbox in quel momento non vuole sfruttare o non può sfruttare sui suoi first party di Xbox Game Studios. Quindi c'è una collaborazione a stretto giro fra le varie software house, fra le varie sezioni, diciamo, del mondo di Microsoft Gaming, e questa cosa mi fa estremamente piacere. Non è stato one shot per salvare Fallout 76, c'è proprio una stretta collaborazione, quindi questa cosa mi piace veramente un sacco. E io sono dubbioso sulla natura di questo tweet, ma sono abbastanza sicuro di alcune cose, ovvero su The Elder Scrolls 5 il fattore del matrimonio, quindi la costruzione della casa eccetera eccetera con l'espansione Heartfire, è stata una delle cose più criticate dalla fanbase, proprio perché il sistema di housing era abbastanza bruttino, se vogliamo, molto seminale ancora, potenziato poi successivamente nei vari Fallout, sempre dalla mano di Bethesda, ma ci sarebbe sicuramente di che migliorare da questo punto di vista. Quindi sono fermamente convinto che questa parte sia sotto la lente di gradimento di Bethesda. I draghi direi che anche basta, perché li abbiamo visti un po' in lungo e in largo. Spererei ad esempio in una cosa differente, in qualche creatura differente per The Elder Scrolls. E trovo abbastanza verosimile la target release. Se facciamo conto che è stato annunciato un anno e mezzo fa circa, e che da un punto di vista strettamente tempistico l'ultimo di Elder Scrolls, tralasciando ZeniMax Online, ok, che ha sviluppato, seguito e sviluppato The Elder Scrolls Online, perché non è un prodotto di Bethesda ma è un prodotto di ZeniMax Online, una cosa diversa, siamo fermi da 10 anni sostanzialmente. Cioè The Elder Scrolls Online 6 è stato condiviso, il teaser trailer, il reveal trailer, 10 anni dopo l'uscita di Skyrim, quindi sarebbe anche ora. Però secondo questo tweet dovremo ancora aspettare 3 anni, cosa che mi sembra verosimile. Allora, da domani vado di lista mod e via perdere la vita. Trovate ovviamente la lista delle mod, delle mod di Skyrim, sia della Special Edition che dell'Anniversary Edition, sul mio canale YouTube. E daje, e andiamo avanti. Poi, per PC c'è sicuramente, per console non lo so. Aspetta che mi sono impiantato in qualcosa, vediamo. Comprato ma droppato senza italiano è più forte di me. Qui stiamo parlando di. Scusate, mi sono perso qualcosa. Ah, Skyrim Together, ok, la mod, quella... Ok, sì. Scusate, sì.
Twitter comprato per cancellarlo, credo, siccome vuole un mondo più libero. Lascia passare a... sicuramente il problema della libertà di parola è molto diversa rispetto a quella come la percepiamo noi qui in Italia, visto che Twitter, insomma, anche su canali ufficiali, ricordiamo il buon signor Parrucchino che l'ha utilizzato un po' per fare la sua propaganda, nonostante spalga la democrazia in ogni angolo del pianeta, insomma, ci sono problemi di altro tipo. Noi qui abbiamo la stampa ciarlatana, la hanno i Twitter. I presidenti degli Stati Uniti che lanciano dei Twitter senza capo né coda. Probabilmente il male di raccontare delle vaccate non conosce barriere geografiche. Questo ne sono sempre più convinto. E anche di flexare. Salutiamo Trump. Perfetto. Ok. Altra... Dai, abbiamo ancora un quarto d'oretta. Sì, c'ho ancora... Io a dir la verità avrei ancora 7-8 notizie da darvi, ma non credo proprio di farcela. Quindi... Visto che stavamo parlando un po' di come si dice, di nuove cose in arrivo, ne abbiamo parlato già in diverse sezioni di questa live, vi condivido questa cosa, ovvero... A me piacciono ste robe. Ok, scusate che qui... Ecco, siamo su LinkedIn, non sto cercando lavoro... No, grazie. È già bello se un domani riuscirò ad arrivare a una cifra decorosa di iscritti su YouTube. Questo signore, Christopher Howell, era l'ex principal and lead game designer a Blizzard. Qui, nella descrizione dei suoi... Qua ci sono le informazioni di contatto, ora adesso vediamo, Eccolo qui. Lead Principal Game Designer presso Blizzard Entertainment. Principal Game Designer di Overwatch 2. Responsible for prototyping, hiring, establishing a production ready design pipeline for hero mode, game modes, bla 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 bla. Sotto... Sotto, perché se voi ci fate caso, praticamente era sotto i tre puntini. Ora adesso non so se riesco... Vediamo. Ok, sì, riesco a rifarlo. Perfetto. Ah no, ok, non riesco a rifarlo. Comunque era così prima, ok. Arrivava fino a Encounters. Quando voi andate a aprire i dettagli, sotto c'è questa cosa. Lead Game Designer di un non annunciato FPS PvP Project. Non annunciato. E non è ovviamente Overwatch 2, perché lo chiama qui. Per quanto sappiamo noi, il nuovo titolo, la Unannounced EP, messa in pista da Blizzard 4 mesi fa circa, una roba del genere, perché avevo appena iniziato a fare il Runcast qui su Twitch, quindi 3-4 mesi fa, non è un FPS PvP, ma è un'avventura survival, anche cooperativa. Quindi non si tratta del prodotto non annunciato. Quindi sembra esserci qualcos'altro che bolle in pentola in casa Blizzard. E qui parlava appunto di user interface, combat and system designer, guiding new level building technology, eccetera, eccetera. Quindi un sacco di roba che a quanto pare è ancora all'oscuro. Blizzard spesso e volentieri non fa trapelare grosse informazioni, anzi è un sistema molto chiuso a dire la verità. Ma sembra esserci qualcos'altro che bolle in pentola e io sarei molto 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 felice se non ci fosse solo Overwatch 2, ma se ci fosse un FPS puro, ok, non un hero shooter. Un po' perché non sono un grandissimo amante della saga di Call of Duty, specialmente gli ultimi. Io ho giocato ai World at War, prima ancora Modern Warfare 2, prima ancora Modern Warfare 1, quindi vengo da quel periodo lì, che è molto più vicino, fra virgolette, alla mia età videoludica. Sarei molto felice di vedere qualcosa da parte di Blizzard, anche perché sono sicuro al 99% che non sarebbe un FPS a tema storico, cosa che mi ha un po' annoiato. Non so quanti di voi si ritrovano all'interno di questa categoria. Infatti, ad esempio, ho giocato e gioco molto volentieri Halo Infinite, piuttosto che uno shooter a tema bellico reale di guerra,
o ho apprezzato tantissimo Splitgate, per dire, o sto apprezzando, ma anche lo stesso Overwatch chiaramente, ma anche Paladins, Rogue Company, quindi tutto ciò che non è strettamente legato al comparto bellico tradizionale. Un po' mi ha nauseato questa cosa, ma capisco che probabilmente è un problema quasi esclusivamente mio, non lo so. Mi piacerebbe ovviamente capire anche voi, se giocate agli sparatutto, qual è giustamente la vostra direzione. A voi piace sfondarvi di sparatutto storici? Non so, a me dopo un po' sembrano tutti uguali, un po' perché sono un grande appassionato delle armi in generale, avendo avuto il porto d'armi per parecchi anni e essendo un grande cultore appunto delle armi da fuoco e della storia anche della Seconda Guerra Mondiale. Non dico visto uno visto tutto, però insomma, anche basta. Quindi sono più, nonostante sia un grande amante delle armi, un grande amante di quel periodo storico, mi ha un po' basta. No, in generale non apprezzo tantissimo gli FPS. Ah, ok, va bene. Quello certo è un altro discorso, anche gli FPS. A parte le armi belle da vedere, poi il nulla. FPS storici belle solo nelle campagne, infatti mi è dispiaciuto moltissimo per Battlefield 2042 che non avesse la campagna giocabile. Ho giocato a pochi sparatutto, dico nella chat, ho ripreso adesso che sono entrato a far parte della sua community, mi barca meno su Rogue Company, Paladins e Halo, belli, belli, tutti e tre li preferisco anch'io rispetto, di gran lunga rispetto ai Call of Duty. So che sono in minoranza, quindi vabbè, stiamoci tutti. Ok, facciamo ancora qualche news. Un bel co-op come i vecchi SWAT o Rainbow Six, mamma mia, quando SWAT... Sì, ma poi anche lì, ad esempio, i cooperativi di SWAT, alla Rainbow Six, ci sono, perché in effetti anche Rainbow Six Extraction, secondo me, è un ottimo titolo da giocare in compagnia, ha le sue criticità, non è un titolo graficamente all'altezza di molti altri titoli che ci sono in giro, però secondo me è estremamente appagante, uno shooting fatto bene, ha qualche piccola criticità appunto che tende a rompere il gioco in determinati momenti, ma l'ho trovato estremamente godibile. Eppure è uno dei giochi meno giocati, forse è proprio passato il tempo degli shooter in cooperativa, non so, però io mi piace parecchio, infatti anch'io ce l'ho ancora installato, Rainbow Six Extraction. Sì, è stata tanta roba l'ultima sessione che abbiamo fatto, in effetti. Halo Infinite con modalità tipo azzardo. Ci sono delle novità anche in termini di Halo Infinite, però sto ancora cercando di capire in realtà, perché allora, originariamente è trapelata un'altra news che riguardava Halo Infinite che vi condivido adesso. Scusate che volevo parlarne con qualche esperto di Halo. È stato riportato che originariamente Halo Infinite doveva essere un PvP e PvE hero shooter, come se fosse una sorta di Overwatch rispetto al classico Halo. Quindi questa cosa mi ha lasciato un po' spiazzato. Non so quanto vedrei bene un hero shooter a Halo in modalità hero shooter. E tra l'altro, proprio in virtù di questo rumor, ne avevo letto un rumor, sembra essere una cosa abbastanza conclamata, non un rumor, proprio voce di corridoio che l'ha detto Pinco Palla, figlio del portinaio. Sembra che uno degli sviluppatori di Halo abbia ricevuto dei tweet da parte di alcuni utenti che sostengono la causa del inseriamo gli Elite all'interno della modalità multiplayer free to play di Halo Infinite, quindi le altre razze con altri personaggi, altre skin, altre armature, altre abilità, per esempio. Però sembra avere negato questa opzione. Sembrava essere un leak, ma poi smentito. Qui c'erano delle dichiarazioni, ora non ricordo. Ok, sì, infatti qui diceva appunto che aveva
questo utente RobirTech aveva sviluppato il gioco, non c'è stato nessun leak, avevamo prototipato un bel po' di roba e poi abbiamo lavorato sul gioco. Dopo dice appunto che è stato super inaccurate. C'erano varie opzioni, diciamo, questo era una delle opzioni in sostanza, quindi si è poi costruita tutta una news dietro, eh? Ciao, che bicchiere d'acqua come da screenshot me lo sono portato a casa, questo me lo sono perso, qualcuno ha visto tremare il bicchiere d'acqua? Ah, è arrivato il T-Rex, scusate. perfetto. Dunque, c'ho ancora qualcosa da dirvi prima di... Ah sì, c'è il famoso Project Tatanka. Project Tatanka, che riguarda ancora Halo Infinite. Non voglio tediarvi, chiaramente, se ne parlerà ancora. Che sarebbe la famosa modalità Battle Royale. Non ci sono ancora chiare certezze. È il titolo sul quale sta lavorando Certain Affinity. E ci sono molte speculazioni in corso, ci sono dichiarazioni che appunto siano dei Battle Royale, che sia la nuova versione di Halo Infinite che sarà destinata appunto a salvare il prodotto dall'oblio, eccetera eccetera. Non sono proprio convintissimo che lo vedremo a brevissimo e non sono neanche convinto, fra virgolette, che sarà un Battle Royale. Non so, mi dà questa impressione, non saprei. Grosso Tatanka, sì, era un wrestler tra l'altro della WWE, ora non ricordo, può essere, sì, ci ha aggrato talmente tanto che è rimasto incastrato nell'astronave mentre volava via. Sì, io mi ricordo che su Second Extinction c'era la sagra del bug, ogni tanto quando si aggravano delle cose grosse che si compenetravano fra i poligoni, è stato un casino. Comunque Project Tatanka, vedremo. Sicuro porterà molta utenza che di genere non gioca ad Halo. Sì, ma vi rovescio la domanda. Visto che Project Q, cosa che ho condiviso anche sul mio canale YouTube, facendo il video della domenica sempre polemica, Project Q originariamente è stato spacciato come un Battle Royale di Ubisoft, poi Ubisoft ha negato il giorno dopo dicendo che non si tratterà di un Battle Royale. Ma anche se fosse, supponiamo che sia un Battle Royale, voi giochereste un Battle Royale di Ubisoft? Un Battle Royale stile Fortnite? Perché Project Q, come avevo mostrato nel video, adesso vedo se riesco a recuperarvi il video originale, che tra l'altro è una beta, un early access di un giocatore che l'ha condiviso. Ci ha provato con Hyperscape, ecco. Quando si vogliono far funzionare le cose che noi, cioè si vuol far entrare il quadrato nel cerchio. Allora, Project Q, leak Ubisoft, era questo il video. Eccolo qui. Questo è un video di un creator, vabbè. Quello che è. Questo sembra essere Project Q. Ok, che è parte del video che avevo visto. C'erano linee di codice dappertutto, ma io personalmente... Infatti dice no, la chat dice no, basta a prescindere con questi Battle Royale. La cosa che può far cambiare tutto, e io cambio alla terza persona se fai Halo in terza. A parte la novità per i veterani, sarebbe una ciliegina anche per i novizi. Sto apprezzando il vecchio Warface. Porca miseria, bello Warface. Però ad esempio questo titolo non mi dice assolutamente niente. Lasciamo stare l'aspetto grafico in sé, ok? A parte che questa immagine è mirrored, per cui vabbè, qui per evitare problemi. Però non mi dice assolutamente niente questo gioco, zero. Sembra un reskin di Knockout City a tema Battle Royale. Non mi piace assolutamente.
Ubisoft deve fare la grafica con impegno che mette solo negli Assassin's Creed. Sì, è uguale a qualsiasi Fortnite o da altri. Sì, vedete, ci sono, pur avendo qualcosa di nuovo, dici vabbè, è un Battle Royale di Ubisoft. Io non lo giocherei mai questo titolo. Non so, non mi attira proprio per niente. Ma anche se fosse uno shooter arena, non lo guarderei. Mi sa di già visto. Basta con queste robe, basta, la smettiamo. Grazie. L'ho pensato anch'io sia un Knockout City. Bravo Fabius. Fa pietà, ne credo aggiunga molto, molto ai tanti là fuori. Non credo, sì, assolutamente. Le meccaniche di gioco del Battle Royale non mi attirano, dice Arcade Ste 65. Però, vedete, anche questa cosa va a sostegno della mia tesi che noi siamo sempre l'1%. Che alla gente non frega nulla del fatto che ci sia pieno zeppo di simil battle royale fuori, ibridati con i piedi, che facciano schifo, che siano zeppi di bug, eccetera, eccetera. Può confermarlo il buon Andrea, che vende quotidianamente la PlayStation perché c'è FIFA. Testuali parole, non che abbia nulla contro gli utenti PlayStation o nulla contro gli utenti che giocano a FIFA, ma qualche Battle Royale mi ha anche attirato. Il problema che poi è la piega che prendono. Sì, ma come in tantissimi altri giochi, poi alla fine o entri in un lungo e buio tunnel, altrimenti dopo un po' viene alla noia. E infatti, secondo me, la noia è quella che è il sentimento che accomuna gran parte dell'utenza di Halo Infinite, che non è proprio dentro nella scena competitiva, dove c'è tutto sommato un po' di agonismo, un po' di longevità del titolo, ma gli utenti più casual, una volta che hanno fatto la loro playlist con non vanno in modalità classificata perché vengono sbriciolati o perché pensano che la modalità classificata sia una cosa punitiva, fra virgolette, quando in realtà è quella che dovrebbero fare perché calibra in base alla propria abilità, e si stanca subito dei contenuti. E così sia per i Battle Royale ma anche per gli shooter arena, secondo me. Quindi è la chiave è fare tanti piccoli contenuti e tenere sempre tutto vivo, alimentare la fiamma poco poco invece che partire facendo subito un enorme falò e bruciandosi tutte le carte. Mi sembra che sia un po' il leitmotiv di tanti titoli ad oggi, cioè escono, hanno dei contenuti monolitici. Preferisco ad esempio non c'entra nulla, però ad esempio su Grounded ha delle update continue, nel giro di 2 mesi vengono sempre implementate cose nuove, sempre espanso determinate cose, e è sempre andato avanti così, e è in early access ma è ancora seguitissimo, giocatissimo, scaricatissimo. Quindi secondo me la chiave sta lì. Secondo me la chiave sta lì, sì. Allora, siamo in chiusura, adesso leggo giustamente la chat che mi ha scritto nel momento in cui stavo facendo la mia disamina finale, tipo Apex a me piaceva molto, poi il passo del gioco è cambiato, non mi divertiva più, l'unico decente COD ma mai giocato di Battle Royale, ok? A me dispiace per Bleeding Edge, cavoli, aveva del potenziale ma mai bilanciato, assolutamente sì. Assolutamente sì, è stato fatto anche, è stato seguito poco, anche perché secondo me aveva le carte giuste, era molto interessante, c'era qualche problema di bilanciamento, ma secondo me lì più era la mancanza di contenuti e non ha avuto la giusta spinta a livello di marketing per poter uscire in maniera solida e imporsi in un mercato che comunque era già bello pieno anche all'epoca. Quindi Ubisoft, ultimo PvE bello, ma la grafica fa ribrezzo, scusa Runa, te piace? No, ma allora ragazzi, io sono su alcune cose Ubisoft stupisce da tanti punti, sotto alcuni punti di vista, sotto altri meno. Ci sono delle scene, ad esempio, nei titoli Ubisoft, specialmente in Assassin's Creed Valhalla, ci sono dei momenti molto epici, molto evocativi, che però restano lì, circoscritti, come una bella cutscene. E tu dici, mazza che bella questa cutscene. Poi, basta. Fine.
se avessero messo la stessa cura, la stessa epicità, ma forse anche si sente molto lo stacco di questa epicità proprio nella narrativa che viene spezzata proprio per la serie di fetch quest, di cose da fare, tutte babom 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 babom, una dietro l'altra, dietro l'altra, dietro l'altra, e quindi perde un po' la spinta. Però ci sono cose ottime, eh? Poi non tutto chiaramente. Questo è... Grazie per i 100 bit, buon Diego Melgamot che mi omaggia, così chiudiamo la live in bellezza. Dice, buon Melgamot, vero anche che la gente non vuole giocare ma vuole solo fare cose servite e condite. Lo dicevamo appunto in apertura della serata, dove a metà serata, dove il senso dell'avventura è andato scemando, specialmente nei giochi di ruolo, dove si inserisce il pilota automatico. Quindi ben vengano i giochi che ti scaraventano nel mezzo del nulla. Avevo citato appunto Sea of Thieves, che è un open world e come tale in principio non ti spiegava niente, quindi dovevi andare a scoprire tutto tu, e il bello appunto era il viaggio più che il traguardo. Ora, se non ci sono contenuti, non si gioca, giusto? Secondo me sentiremo parlare ancora di Cyberpunk, forse un add-on, un 2 o un add con introduzione di qualche multi, lo so, vivo nei sogni. Secondo me sì, vivi nei sogni. Secondo me sì, vivi nei sogni. Io ho una bruttissima sensazione su Cyberpunk. Ragazzi, grazie ovviamente per essere stati in live con me fino a questo momento. Sono le 11:05 minuti, quindi abbiamo sforato abbondantemente le due ore di live. Io ringrazio tutti coloro che si sono... È arrivato Stedan a ricordarmi che devo fare Ibra. Non è detto che lo farò, vedremo. Ovviamente ringrazio tutti coloro che sono stati in chat anche dall'inizio della serata, tutti coloro che sono usciti, grazie a Matteo, Bobo, insomma tutti coloro che hanno partecipato sin dall'inizio della live. Ringrazio tutti coloro che sono rimasti fino ad ora all'interno della live, ringrazio tutti coloro che si sono abbonati, che hanno dato i bit, siete stati davvero super gentili, super generosi come sempre, grazie mille davvero. E non so se la farò l'uscita la Ibra, non fa niente. Ok, sì, la devo fare. Buonanotte a tutti coloro che sono rimasti qui. Noi ci vediamo giovedì in live su Sea of Thieves, sul secondo canale Runewalker Gaming. Andate a dargli un'occhiata qui sotto in descrizione, oppure cercate su YouTube Runewalker Gaming che mi trovate. Ci vediamo giovedì alle ore 21 per i mari di Sea of Thieves. Vi aspetto, ovviamente, cercherò di tenervi compagnia come sempre. Detto questo, buon divertimento, gamers. Alla prossima. Okay, sembra del Centrafrica, scusa. Buonanotte. Fibra forte come Ibra. Sempre peggio.